Quello che state ascoltando con questa bella musichetta è Fumble. Buon Natale in ritardo. Buon Natale, quasi buon anno. Esatto, a metà tra Natale. Ma noi vi augureremo buon anno alla fine di questa puntata. Noi vi auguriamo buone feste. Esatto. In genere. Democratico. Esatto. Kwanzaa, Hanukkah, Natale, va bene tutto. Fate tutte le feste che volete. Basta che state a casa dei giorni a non fare niente. O come nel nostro caso. O come nel nostro caso a giocare ai giochi di ruolo. Perché Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. E settimana prossima compie 300 puntate. Questa esatto. È la 299esima puntata di Fumble. Secondo la teoria quella più accreditata. Secondo la teoria quantistica. Poi ci sono, come si chiamano quelli che si sono separati dalla corrente, che dicono che non è proprio la 300esima, ma no, sono una minoranza. La prossima. Gli eretici, sì. Sono stati scomunicati. La prossima sarà la 300esima puntata. E restanti. A fine gennaio compiamo anche 6 anni. Cacchio, siamo quasi capaci di intendere. Ma in qualche modo siamo già a fine gennaio. Perché questa sera, invece che giocare a un bel gioco fantasy come di nostra abitudine, giocheremo a Tales from the Loop, rubando il sistema a SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale, che invece adesso sta giocando a D&D. Ci invertiamo di ruolo. Esatto. Tac, tutto perfetto. Passi le matite, grazie. Stasera giochiamo a Tales from the Loop. E tra l'altro su questo tavolo c'è un po' tutta Alleanza Games, perché Fumble ci ha messo i giocatori, Cintiara ci ha messo il master, Monad System ci ha messo i dadi. Quindi c'è tutto quello che ci poteva servire per fare una puntata. C'è già la musica ufficiale di Alleanza Games. Sì, Carlo of the Bells, cazzo, deve essere figo. È la musica intanto più bella di Natale. Io ho Alexa che la fa tutto volume in casa tutto il giorno. Immagino i vicini saranno contenti. Sì, quando vuole lei. È stato parte. Però e la cosa interessante è che non mette la canzone, è lei che la canticchia, fa. Oh, meno male comunque che quando ti fai la doccia non parte la musica di Psycho, Oh, no, c'è sempre. Comunque l'altro giorno Alexa ha suggerito a qualcuno che stava chiacchierando con Alexa di uccidere i suoi genitori adottivi. Veramente? Vero, sì. Sul serio? C'è rimasto male. Beh, un applauso ad Alexa. No, diciamo, come pane al pane viene al vino, è uno dei test dove ci sono dei soldi a riguardo per l'intelligenza artificiale, che puoi fare la discussione con Alexa, e alcune cose sono chiaramente ancora in test, bene. No? Perché ovviamente ha preso sto post di Reddit come faccio a uccidere i miei genitori adottivi, e Alexa gli ha suggerito di uccidere i genitori adottivi. Sì, l'unico problema è che chi partecipa a questo esperimento non lo sa, quindi poi succedono queste cose. Grande. Ma siamo qui a giocare a Tales from the Loop, dove probabilmente succederà molto di peggio. Esatto. Cioè, nel senso che non hai genitori adottivi, ti dice fateli e poi uccidili. Può darsi. E anche di peggio. E è una puntata di Tales from the Loop particolare, perché è ambientata il 31 gennaio 1985 a Milano, durante la famosa nevicata del 1985, che però non è finita il 17 gennaio, ha continuato a nevicare per praticamente più di 3 settimane. È così. Allora, siamo nella Milano degli anni 80. Tac. La Milano del tac, la Milano da bere, la Milano dei paninari. E come molti di noi, per esempio io che avevo 12 anni all'epoca, ci si è svegliati ad un certo punto con la Milano imbiancata dalla neve. Era ancora Roma. Il problema è che la nevicata, rispetto a quello che probabilmente noi ci ricordiamo, siamo in una Milano alternativa, siamo nella Milano di se Milano fosse stata l'ambientazione di Tales from the Loop. Quindi ci sono tutte le condizioni, diciamo, per ambientare il gioco a Milano. In particolare, è ormai da qualche anno che la Fondazione Olivetti, in mezzo al Parco Sempione, ha costruito un centro, un acceleratore atomico particolare, che probabilmente, dal numero di lavoratori che ogni mattina prende il tram per andarci a lavorare, ha anche molto spazio, più spazio interno di quello che si vede, e molti livelli sotterranei in cui vengono fatti esperimenti, si dice. Tant'è che tutta la zona del centro di Milano, ormai da tempo, da qualche anno, è stata via via acquistata dalla Fondazione Olivetti e poi abbandonata. Gli abitanti del centro di Milano sono stati progressivamente sfrattati, quindi diciamo zona di Cadorna,
castello, tutta la zona dell'arena, ok? Piazza Lega Lombarda, tutta quella zona attorno al castello, il Sempione, il Corso Sempione, progressivamente è stata abbandonata perché la fondazione la comprava o per farci degli uffici o talvolta proprio solo per svuotare gli edifici che rimanevano. E ovviamente... Ma ci sono case abitate, condomini? Allora, ma sono principalmente uffici e laboratori. Allora, per quanto i milanesi sanno che qualcuno che resiste e non voleva lasciare casa sua è rimasto da qualche parte, ma ci sono cause legali in corso. Okay. Per. La cosa, ritorniamo un attimino invece a poche settimane fa, la neve ha invaso Milano, ma è stata una nevicata estremamente più forte, più violenta di quello che noi ci ricordiamo. Infatti Milano è immediatamente è stata dichiarata, diciamo, città calamitata. E la neve ha impedito quasi ogni movimento, continua a cadere incessantemente ormai da 3 settimane. Tant'è che si è accumulato uno strato di più di 2 metri di neve quasi ovunque. Voi sapete, voglio dire, l'attitudine del milanese è tale per cui niente comunque si ferma. In qualche modo la città avanza. Da Roma sono stati mandati degli specie di autobus moderni che hanno una tecnologia particolare che in questa storia alternativa del mondo è stata inventata a fine anni 60, che è la Magnetrin, appunto, per cui questi autobus sollevati da terra riescono a fare a passare sopra la neve senza procurare troppi incidenti. E le vie di percorrenza principali della città sono sostanzialmente spazzate continuamente da dei tank, da dei carri armati, anch'essi alimentati a Magnetrin, che è sostanzialmente questa tecnologia che permette di sollevare, che sfrutta il campo gravitazionale terrestre in modi prima impensabili, che permette di sollevare macchinari e mezzi di trasporto e chi lo sa cos'altro. Quindi c'è una situazione un po' ibrida, nel senso che è stato dichiarato lo stato di calamità, quindi dalle 6 di sera teoricamente nessuno potrebbe girare per la città. Ovviamente qualcuno gira lo stesso, a suo rischio e pericolo, perché nessuno ti assicura, voglio dire, ti assicura protezione dopo una certa ora e ufficialmente è proibito muoversi. Le scuole funzionano ma a mezzo regime, perché quelli che riescono a raggiungere scuole sono pochissimi. Chi riesce ad attrezzarsi in qualche modo, vuoi perché abita vicino, vuoi perché la strada è stata appena spazzata dai tank, vuoi perché riesce a prendere uno di questi pochi rari e anche santuari, continua a nevicare, no? Quindi autobus riesce a frequentare la scuola, anche gli esercizi commerciali e gli uffici funzionano praticamente al 5-10%, la maggior parte hanno tirato giù serranda ed è per loro inutile aprire. Chiaro. Perché non hanno clienti, però alcuni aprono, quindi voi immaginate... I bar saranno tutti aperti. A qualche bar riesce ad aprire, alcuni no. Immaginate una città sostanzialmente in cui la luce diretta del sole e il cielo non si vedono ormai da 3 settimane. Sotto una cappa che ormai è diventata una cappa di neve grigia, perché anche Milano degli anni 80 era una Milano molto inquinata, e in cui i ragazzini sono chiamati ad adempiere i loro doveri, ma con l'attenzione degli adulti completamente concentrata di fatto sulla sopravvivenza. Quindi una grande metropoli che però in realtà sta vivendo un periodo di forte difficoltà. Là, per un qualche strano motivo, funziona solo la televisione pubblica. La televisione privata è stata sostanzialmente contingentata, non si sa perché, c'è una grande polemica su questo, e quindi la televisione privata, che ai tempi c'era già Rete 4, Italia 1, Berlusconi cominciava con le sue reti, eccetera, eccetera, funziona soltanto un'ora al giorno. Cioè, si vede soltanto la RAI e parlano pochissimo, stranamente, della situazione di Milano. Tant'è che sta salendo l'ansia, no? Nella popolazione riguardo alla loro sorte, perché di fatto, mentre la neve continua a scendere, nessuno parla della situazione di come risolverla. Questa è sostanzialmente la situazione in cui anche voi
che anche voi state vivendo. Adesso magari mi raccontate un pochino meglio dei vostri personaggi e di come vi conoscete. Io sono Alex e la mia situazione a casa era pessima già prima della nevicata. La nevicata ha solo esacerbato qualunque tensione ci fosse all'interno delle mura domestiche. I miei genitori pensano che io non sia in grado di fare nulla, che stia solo scaldando la sedia, come si dice. E mio nonno mi ha però regalato una videocassetta di Conan il Barbaro e Conan il Distruttore, era una double feature, per cui io sono gasatissimo, mi perdo in questo mondo che mi sono creato nella mia testa, dove io sono praticamente Conan, e quindi esco di casa, faccio problemi, mi vado a infilare in posti dove non mi devo infilare. Prendi a pugni i cavalli. No, che ci siano cammelli. No, non prendo a pugni nessuno tranne Jacob, che è il mio amico, che però legge libri da femminucce come il Dragonlance invece di libri da veri uomini come Conan. E io sto cercando di fargli capire, ma covare ancora come Raistlin, che ci sono delle altre cose oltre a quel fantasy di scarsa lega che legge lui. Lui chi? Il mio nome è Giacobbe, perché mia mamma è molto credente, ma io mi faccio chiamare Jacob perché Giacobbe è un nome abbastanza pacco, è GDR ma è un po' pacco. Gli piace tantissimo leggere, è anche convinto di essere il ragazzino più intelligente di tutta la scuola. La madre sta spesso fuori di casa, sta spesso nella scantinata della Strade Libri, dove Fitzban, il rivenditore di libri di cui non sa il nome, ma l'ha preso, gli ha fatto conoscere i libri della Dragonlance, ha iniziato a leggerli tutti, ha continuato a leggere tutto quel filone di fantasy, fino a convincersi che ovviamente lui è uno dei prescelti, e il padre è sparito in circostanze misteriose, è morto in realtà, circostanze misteriose. Ma io direi che è sparito da molto poco, io direi che è sparito qualche giorno prima che iniziasse la nevicata. E quindi lui è molto pesante sulla madre, perché mentre la madre è un po' disperata da questo e pensa già... Lei pensa principalmente a che se ne sia andata, il classico vado a prendere le sigarette, e mentre invece lui pensa che sia stato rapito dagli eserciti del male. Posso aggiungere un dettaglio se ti va bene? Se ti va bene, io direi che tuo padre era fisico teorico ed era dipendente da qualche mese della fondazione Olivetti. Allora è stato sicuramente catturato dall'esercito del signore dei draghi. Esatto. Per utilizzare la sua intelligenza per creare l'arma, un'arma di distruzione di massa che possa conquistare il mondo. Però purtroppo ci sono Alex che lo prende per il culo, quando in realtà dovrebbe anche leggersi i libri di Conan più che guardarsi i film, perché capirebbe cos'è il vero male. E però c'è Daniele, per fortuna, che essendo forte come Caramon è fortissimo, e lui sicuramente può portare il nostro gruppo a scoprire il mistero. È forte come Conan, non come Caramon. Forte come Caramon. Caramon è molto più forte. Fatto sta che Daniele è forte. Fatto sta che Daniele è forte perché gioca hockey su ghiaccio, quindi ha un fisico sopra la media per essere un tredicenne. Sostanzialmente vive di casa e sport e gli amici con cui si intrattiene nello scantinato di qui sopra. Ha una sorella che si chiama Agnese, che sostanzialmente in casa non viene considerata perché il papà è di Daniele, è uno sportivo, Daniele è uno sportivo, e quindi c'è una sorta di dominio maschile dello sport, e la povera Agnese si sente costretta un po' all'interno del... Lui cerca di trascinarla con i suoi amici, ma non c'è verso. E niente, quindi quando loro cominciano queste discussioni su chi è più forte di chi, io posso solo pensare a un campione dello sport, perché io ho provato a leggere un libro e mi è partito immediatamente un cerchio alla testa. Anche a scuola faccio abbastanza schifo, solo che naturalmente siccome rischio mio papà, bocciatura o più, sì, rischio bocciatura, pluribocciato, ma diciamo più rischio bocciatura ma mai bocciato, perché mio papà è un campione dello sport, e la scuola privata in cui vado si fa pregio, che mi consente di fare tante assenze perché altrimenti non potrei fare le partite con la squadra di hockey, chiude un occhio, chiude anche l'altro e ogni tanto mi fa passare, quindi io sono finito in con i miei due amici, ma cioè tendenzialmente a scuola sono qualche insegnante rosica per questo, perché naturalmente sa che io sono una capra completa. Beh, ma io chiaramente ti ripasso, prendi, sì, però loro lo quindi sanno cosa li unisce. Anche perché io li copio tali che... e quali, e ci scrivo anche il tuo nome alla fine.
Al di là di cosa pensate l'uno dell'altro, cosa vi unisce? Cioè, quali sono le abitudini o gli ambienti o le situazioni che vi uniscono? Allora, io e Jacob ci siamo ovviamente conosciuti per il fantasy, che poi ognuno lo interpreta a modo suo, però tutti e due siamo finiti a giocare in uno scantinato a Dungeons & Dragons. E lui mi ha fatto conoscere i Manowar, che sono il mio gruppo preferito. Dov'è questo quindi... scantinato? Casa di qualcuno? No, è lo scantinato della Strate Libri di Vialecco. Che ha, in questa Milano alternativa, ha uno scantinato. Esatto. Dove Fitzban, che è il mio caro amico, okay, ci lascia andare... perché sono pochi i ragazzini che leggono. Ok, quindi voi due giocate ai giochi di ruolo. E dato che io... Marinando anche la scuola. Marinando spesso la scuola. Anche se tu sei secchione, quindi recuperi velocemente. Sì, io diciamo. Io infatti sono a rischio bocciatura tanto quanto Daniele, però mio padre non è uno sportivo particolarmente famoso. Anzi... è probabilmente un ubriacone. Quindi il risultato è che io bighellono per strada e ogni tanto vado a tirare i sassi sulle finestre agli altri per cercare di farli uscire. E io ogni tanto gli ho detto a Daniele di venire con noi perché... Frequentate scuole diverse? Beh, io sicuramente non sono alla scuola privata di okay, Daniele. Di Daniele. Mm-hmm. No, io mi sa che sono la sua. Quindi scuola pubblica versus privata. Ok. E secondo me lui potrebbe anche essere che ci frequentiamo eccetera perché io sto... perché bisogna entrare nella mente degli altri. Io sto cercando di capire lui per fargli meglio i compiti in classe, così non lo sgamano più. Ah, ok, ok. Ma come vi siete conosciuti? Beh, con Daniele, questo che all'oratorio. Eh sì, all'oratorio. Direi allora, di sì. All'oratorio, direi all'oratorio. Va bene, va bene. All'oratorio. Io sono affascinato perché lui è troppo forte. Allora, io mi sono avvicinato a loro perché a scuola non ho modo di socializzare facendo un sacco di assenze, quindi non è che stringo legami. Gli unici legami che stringo li stringo nel tempo libero. Anche lì, essendo molto difficile, data la vita dei miei genitori, portare persone a casa, invitare qualcuno, eccetera, mi sono infilato nel primo posto dove vedevo tanta gente. E alla fine ho conosciuto loro due che per motivi diciamo diversi di disagio, no? Perché comunque ci sono tre situazioni familiari abbastanza particolari, abbiamo solidarizzato e poi loro mi hanno trascinato in questo scantinato. Okay. E io all'inizio ho avuto difficoltà perché c'erano cose da scrivere a fare. Adesso questi strani giochi e poi... vi chiedo un attimino di ricalarvi di nuovo nella situazione che vi ho detto prima, quindi la neve continua a cadere anche se non è una tempesta, ma è talmente costante da essere inquietante. La luce che circonda quasi tutto è una luce grigia, è come se la nebbia di Milano si fosse solidificata sulle macchine, sulle pareti, sui tetti. E in questa situazione, in cui una Milano che esce dagli anni 70, quindi ci sono ancora macchine degli anni 70, degli anni 60, ma già alcune macchine moderne, quindi... una situazione anche dal punto di vista proprio strettamente estetico, ibrida. Magari, non so se noi riusciamo a vederla. Delle slide di repertorio. Ok, questa voglio. Va bene. Vediamo prima quella col tram, giusto per... Slida. Ok, lasciamola girare. Questi sono i tank, ma ovviamente nella nostra situazione in realtà sono leggermente sollevati da terra grazie alla nuova tecnologia appena inventata. E questo è il loop che si intravede dal sempione, e questa è la Milano degli anni 80 sotto la neve costante. Ora, in Tales from the Loop, le prime scene sono le scene di introduzione di ognuno di voi a una sua scena personale. Perché la vita va avanti, la scuola richiede i compiti, le case devono fare la spesa, anche in questa situazione assurda. Quindi ognuno di voi introduce il proprio personaggio con una scena. Volete che la genero io o volete raccontarmela? Vai. Si sente il rumore di campanelle che si aprono. Io entro, togliendomi la neve da addosso, nel negozio di libri. Ok. Fitzman! Cioè, nevicata che neanche Saruman! Incredibile! Fitzman, che ha una pancia in vera e conda. Mi tolgo il cappuccio, mi tolgo la neve. È dentro nel negozio con una maglietta a maniche corte. È talmente grasso che non sente il freddo. Il negozio è piccolino. Ti ho sporcato, pulisco subito. No, non ti preoccupare, vieni qui, tira i dadi. Oggi se fai 3-6 hai lo sconto, che è arrivata roba nuova. Mi sono allenato, sai, anche avrò le mani fredde, mi tolgo i guanti.
un solo 6. Va bene, va bene. Il 5% di sconto per te è assicurato. È uscito libro nuovo? Guarda lì. L'alba del male è uscito veramente? È uscito. È uscito. È uscito. È grosso, però quanto costa? Insomma, non lo so. È quello più grosso di tutti. Quello che 25.000 è, quello che lire. 25.000 lire direi che sono abbastanza. Beh, non ti dispiace se lo sfoglio un po' qui? Sfoglialo, sfoglialo intanto. Continua a navigare, non si ferma mai. Sì, tra l'altro... Potrebbe essere il territorio di un drago bianco. Ho idea, avvicinandosi, che mi sa che mi converrà cominciare a chiudere qua. No, come chiudere? O mi trasferisco qui a vivere, oppure fare avanti e indietro tutte le mattine è diventato sostanzialmente inutile. Ma abiti qui inutile. Sopra? Perché devo abitare qua sopra? E devo aver detto una frase di questo genere. E quindi, se abito qui sopra, giustamente... Sono in magazzino, magari. No, non è vero. Difficoltà. Appunto, abito qui sopra, ma non sarebbe casa mia. Dormire su un letto di fortuna sta cominciando a diventare. Comunque, che te lo dico a fare? Dai. Beh, no, sono un sacco di problemi con già il mercato non era un granché prima. Oggi mamma non è riuscita ad andare a fare la spesa, ma forse è meglio perché se rapiscono pure lei, poi potrebbero avere due persone super intelligenti nell'esercito del male. Mettiti lì a leggere tranquillo, che fra 10 minuti mi sa che inizia il telegiornale. Possiamo guardare. Ah, no, ma allora mi distrae, aspetto. Ah, aspetta. Se no posso andare giù. E a scuola? Non ci siamo andati neanche oggi? No, ho fatto il compito ieri, ho preso 9 e mezzo. Guarda, non mi far prendere il ruolo del padre perché veramente... Ho preso 9 e mezzo, giuro! Hai preso 9 e mezzo? Sì, ieri. Avevo capito, ma l'ultima volta non era 10? Ma ero... Mi ha passato una cassetta. Vabbè, Alex. Dai, scherzavo, è ovvio che tu te la caverai non in qualsiasi situazione. Non è facile studiare... Con due cose Kings of Metal a tutto volume. C'è qualcuno giù? Vado già acceso? Accendo giù? Bravo, dai, accendi. Accendi e attacca la caldaia che mi sa che fa un freddo porco. Ok, sotto. Vado giù, lo posso portare giù? Sì, sì, bene. Certo, grazie. Certo, inizio a scendere giù per accendere. Quando arrivi giù, in realtà c'è già qualcuno di sotto con la caldaia spenta. Al buio. Però c'è la televisione, la 12 pollici d'emergenza accesa e sto ovviamente guardando Conan. Sono infilato sotto a delle coperte che mi sono portato via da casa, sicuramente mia madre mi menerà per questo, però sto guardando adorante una delle scene clou di Conan il Barbaro, cioè dove prende a pugni il cammello, che è una delle scene segnanti di quel film. E torno indietro e vado avanti e indietro, sì sì, chiaro, rewind. E quando ti sento scendere alzo una mano da sotto le coperte e dico: non osare accendere la luce. Ma devo leggere. È troppo importante questa, è altro che leggi sempre, guarda il film che è più bello. Anche Fitzman sente parlare, si avvicina. Ma chi è? Alex, sei tu? No! Ma da dove sei entrato stavolta? No, sì, guarda che se mi rompi un'altra volta la finestra, questa volta te la faccio pagare. Sì, se no pensa che sei un estraneo. Vai dal tuo amico e verifica che non abbia fatto qualche danno. Non ha fatto niente, tutto a posto. No, infatti non ho fatto niente. Stavolta non gliel'ho rotta, l'ho aperta col coltellino. Vabbè, mica vorrai che torni a scuola. Vado a accendere la caldaia e visto che la caldaia ci avrà la finestrina che fa luce, io mi metto là di fianco e apro il libro perché lui mi ha detto di non accendere la luce e inizio a leggerlo, però tipo così, no? Attaccato, perché lo leggo una mazza. Ok, la tua giornata invece come è iniziata? La mia giornata inizia così, io ho fatto una velocissima colazione e poi mi sono catapultato verso la... Anch'io naturalmente ho fatto jumping di scuola, tanto a casa mia non controlla nessuno e tanto meno a scuola controllano, cioè ci sono abituati, e sono corso immediatamente verso via Lecco portandomi dietro la mazza da hockey, perché naturalmente questa Milano fatta così è un immenso stadio del ghiaccio, cioè si possono fare un sacco di cose, pattinate, scivolate e compagnia danzante. Non ho i pattini ovviamente perché non servirebbero a niente, però la mazza da hockey me la sono portata. E a un certo punto com'è che si chiama il proprietario della libreria? Non mi ha mai detto il nome, io lo chiamo Fitzban. Ah, ok, Fitzban
a un certo punto sente tutum, 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 tutum sulla vetrina e vede sostanzialmente una sorta di cerchio di palle di neve fatte sulla vetrina, esatto, che io mi ero preparato e poi ho sparato tipo 7 tiri in rapida sequenza spostandomi di lato, ta 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 ta. E l'ultimo gli finisce in faccia. Esatto, l'ultimo lui apre, io sbatto. Ciao. Scusa. Lo so che non si faceva, stavo bussando. Sono sotto? Gli altri sono già sotto. Grazie, scusami. Non gli sei mai stato simpatico. No, neanche a lui. Lo sai che ti tollera soltanto perché sei amico di Jacob. Scusa. Va bene, anche perché tu sei l'unico non appassionato di quello che vende, esatto, che non gli compra nulla, esatto, arriva solo a bighellonare. Esatto. In realtà neanche io ho mai comprato nulla, è solo lui che compra delle cose. Però almeno tu compartecipi. Va bene, allora, ad un certo punto, beh, scendi le scalette, scantinato, lui sta leggendo un libro. Di fianco alla caldaia. Di fianco alla caldaia e lui sta guardando Conan. E Fitzban dall'alto delle scalette vi dice: ragazzi, tanto qui non c'è trippa per gatti, devo fare delle commissioni, mi raccomando, badate al negozio finché sono via, magari mettete la serranda a metà così nessuno vi disturba. Ok. Va bene. Grazie. È in ottime mani. Sì. Ciao, la finestra com'è? A posto sto giro, vero? Ciao, Jacob. Non ho rotto il vetro stavolta. Speriamo. Mi dai una mano con la serranda che lo faccio da solo? Ah, sì, guarda, è facilissimo. Basta tirare su le mani e poi tirarle giù. Ok. Ok, ragazzi, quindi via Lecco è una via piccolina. Però poco di fianco a voi c'è Viale Tunisia, che è una via abbastanza più grande. Ok. E mentre siete lì a cercare di capire come si abbassa la serranda, sostanzialmente sentite il rumore a cui ormai vi siete abbastanza abituati di un tank che alimenta i suoi motori Magnetrin, che sta arrivando da Viale Tunisia, quindi sarà a qualche centinaio di metri, ok? In mezzo alla strada, quindi immaginate neve e quant'altro, vedete un grembiulino giallo proprio in mezzo a Viale Tunisia. Io sono con tutte le coperte addosso. Ma è cioè il grembiulino giallo è davanti al tank? No, il tank non lo vedete. Ah, voi, sentiamo solo arrivare. Sentite che sta arrivando, esatto. Ma in mezzo alla neve? È in mezzo alla strada, in mezzo alla neve. No. Io provo a guardare bene a vedere se qualcuno ha un vestito abbandonato lì per strada. C'è un pazzo. Strada. Allora, io direi che puoi provare a fare una prova di investigare. Sommo tutto per tirare i dadi? Mente più i gradi che hai in investigare, più se i tuoi oggetti iconici ti servono a qualche cosa. No, quando... Il mio oggetto iconico è un coltellino su cui ho inciso Conan con un altro coltello. Ah no, beh, posso poter usarlo. Visto che Tanis, che fa sempre l'esploratore, usava questo trucco dove metteva la mano sopra e sotto per coprirsi dalla luce che rifletteva sulla neve, io cerco di, usando quella cosa, di guardare più attentamente il grembiulino. Sto usando le cose di un ranger, i suggerimenti di un ranger. Fai tu. Però ti dico che se fai così e poi non ti viene, inizi a dubitare di Tanis. Cominci a dubitare di te stesso e di Tanis, quindi poi potresti dover flaggare un risultato. Ci sto. Io mi fido ciecamente di Tanis. Perché è talmente tirata per i capelli che ci stai credendo tantissimo. Ci credo tantissimo. Esatto, poi se non ti riesce un casino. Perché io ho gli occhi da elfo, no? Va bene. Beh. Ok, abbastanza. Un successo se no. Su 11 dadi. Si comincia. Poi alcune degli skill con più successi ti permettono di fare più domande o chiedere alcune cose, eccetera. Quindi poi. È una persona o è un. A me interessa proprio la domanda banale. È una persona o è un vestito che magari è caduto da una finestra e sta lì in mezzo alla strada? Allora, dovrebbe essere una persona di bassissima statura. Un bambino o più probabilmente una bambina. C'è un bambino lì. Un bambino. Sì, guarda, fai così, Tanis, la neve non ti dà fastidio agli occhi, mettiti così. Va bene. Vedi, guarda bene. Me lo vedo come prima.
Io avanzo con i miei moon boot tipici degli anni 80 di pelo. No, ma non puoi uscire adesso, inizio a mettermi i guanti. Sono ricoperto di sotto coperte. Sotto praticamente hai la canotta. Però ho diversi strati di coperte addosso. Il grosso guaio a Chinatown sotto. Esatto. Ragazzi, occhio, sta arrivando un tank, sentite? Fate attenzione, ma, eh. Ma magari è in pericolo quel bambino. Bambino? Togliete di lì! Ma magari è semplicemente piccolo perché è lontano. Il cappuccio tirato su di questo impermeabile giallo si gira attorno, ma vedete che non si sposta. Il rumore invece dei motori Magnetrin si fa sempre più vicino. Cosa farebbe Conan in questo caso? Scatterebbe e io parto di corsa. Vedi, basta dirgli qualche cosa. Io invece per perdere tempo, perché non voglio andare per strada di lontano, ci metto un sacco a mettermi i guanti, a sistemarmi le scarpe e rimango nel negozio. Ok. Io avanzo, non così velocemente come Daniele, che è abituato ad andare sul ghiaccio e sulla neve, però... Io vado. Carico il mio fucile, che è il mio oggetto iconico. Ok, allora, tu avanzi più velocemente che puoi. Ovviamente potresti provare a sforzarti ancora di più col rischio di scivolare, trovare mucchi di neve, rimanere... Beh, io gli urlo intanto. Oppure puoi proseguire più prudentemente. Vado dritto, più veloce che posso. Allora potresti fare una prova di body. Move. E se hai move, sì. Move. 4, 6. Lucky moving. Yeah. Ok, perfetto. Saltando dal il tetto di una macchina all'altro, o evitando comunque i mucchi di neve, raggiungi la via più grande rispetto alla viuzza da cui sei sbucato. E appena raggiungi l'angolo succede una cosa stranissima, perché non senti più il rumore del tank che si avvicina, anche se voltandoti effettivamente lo vedi, ed è a 15-20 metri dall'angolo dove sei tu. La bambina, perché probabilmente ha i capelli lunghi, anche se tu la vedi di spalle in questo impermeabile giallo, è invece a 4-5 metri da te nella neve, ok? Non sai come c'è finita, ma è in mezzo a un enorme cumulo di neve, e secondo te è impossibile che il tank, il carro armato, riesca a vederla. E sta procedendo lentamente ma inesorabilmente, spostando quintali di neve ai lati della strada e riempiendo le macchine ai lati della strada di neve, certo. Cumuli di neve giganteschi. Non sento più rumore, si è fermato? No, sta arrivando, avanza! Qui c'è una bambina in mezzo alla strada sotto la neve, muovetevi, aiutatemi! Dai, fatti coraggio, cosa farebbe Thanis in questo momento? Esploderebbe la situazione! Gli do una pacca sulla schiena e lo spingo avanti, perché sennò so che non rimane stand indietro. And fight! Inizio a andare cantando le canzoncine dei Menomor mentre vado avanti. Un saluto dei Menomor molto timido. io comincerò... Io continuo a girare a vedere se lui mi segue, perché sennò io rimango dietro. No, io ti sto spingendo sì. Avanti. Okay. Okay. Ma voi avanzate molto lentamente, quindi chi è... Nel lui centro dell'azione è lui. Quindi... Sì, io uso la mia mazza d'occhi per cercare di scavare e tirare la bambina fuori dalla neve a sto punto. Cioè... Per creare un passaggio alla sì, bambina. Per cercare di farla, gli dico: ehi, vieni di qua, che se arrivo al tank rischia di non vederti, ti fai male. Io invece prendo da metà. Come funziona l'equipaggiamento qua in teoria? Se hai la skill è possibile che tu abbia qualcosa? Sì, oppure... ma diciamo che qualsiasi cosa tu abbia non ti dà dei vantaggi particolari. No, io voglio solo, visto che io ho Tinker. Tranne il tuo oggetto iconico o qualche altro oggetto che potresti trovare. Io ho Tinker e voglio prendere tipo le miccette e voglio provare a fare tipo un mini... tipo stellina, no? Per far vedere. Siamo a gennaio, è possibile che ci abbia qualche rimasuglio dei botti. Quindi, mentre lui ti spinge, tu... Mentre lui mi spinge, io per fare segno al tank che sta arrivando, andando verso di lì, voglio provare a accendere una stellina. Accendere una delle stelline. Ok, diciamo che hai qualcosa che fa luce. Sì, è una specie di stellina di Natale. Ok, va bene. Che ti portavi come sempre chiamano, dietro, giustamente. Sì, la stellina. Certo, mi chiamano detenuto, sennò come fai a fare gli incantesimi? Certo. Senza i componenti, scusa.
Però la cosa, c'ho della sabbia, posto che, c'ho dell'origano, posto che la bambina vi dà le spalle, una palla di guano, è praticamente poco influente. Sì, in no, ma io vorrei farlo per il tank. Esatto, ah, per il tank, ok. Non c'è un flare. Torniamo a te, all'attuazione. Allora, la mazza è il tuo oggetto iconico, no? Sì. Sì, ok. Quindi, prova di body sicuramente. High force. Sì. Quindi, vabbè, body force più oggetto iconico. Quindi sono 7 più 2, 9. 3, 3, 6, 2, 8, 9. Due successi. Ok, quindi riesci a ottenere due cose. Liberi la strada, oppure... con il successo in più? Non mi ricordo di ci tutte si può tenere? Le... No, no, vabbè. Vabbè, le relazioni erano usabili in gioco o no? Però, no? Devo guardarlo della caratteristica? Erano usabili in gioco o no? Le relazioni tra di noi per aiutarci, in teoria. Okay. Allora, posso... Era forza? Sì. Ok, allora, posso dare un successo ad un altro. Impressionare, spaventare, umiliare. Pin your opponent... Quindi schierare vabbè. Il mio opponent, take something for your opponent, your opponent is not in cautious, you don't need to roll overcome this situation. Ah beh, però, ok, posso evitare qualsiasi danno collaterale. Va bene, quindi un successo liberi, cominci a dare colpi a destra e a sinistra e mulinellando con la tua mazza da hockey liberi gran parte della zona attorno a te dalla neve. La bambina non sembra reagire... Quindi direi che puoi usare il secondo successo per acchiapparla, bene, per acchiapparla la branco e la sposto e saltare da una parte con un gesto davvero sportivo. È una prestazione ginnica notevole saltare di nuovo sul bordo della strada appena in tempo, nel momento in cui il tank passa e pialla la strada davanti a sé. E gran parte della neve spostata dal carro armato vi finisce comunque addosso, quindi tu sei sotto un cumulo di neve tenendo in braccio questo specie di strano fagottino, ok? Tutto solo a posto. In questo... Allora, tu sei di nuovo in quella situazione lì, in cui non senti rumori. La cosa strana è che tutta questa scena per te è avvenuta nel più totale silenzio, ok? Quindi non sentiva neanche il... Quando voi vi avvicinate... Sì, no, assolutamente. Quando voi vi avvicinate, lui esce da questo cumulo di neve e anche voi vi sentite completamente nel silenzio più assoluto. Non sento più sfrigolare la stellina neanche no, in mano mia? No. La bambina è riversa in braccio come svenuta. Il cappuccio le cade e con orrore ti rendi conto che ti sembra un cadavere. Sei sicuro di non averle fatto del male e sei sicuro che era in piedi, tant'è che si girava, si muoveva, ok? In tutto e per tutto sembra è vestita come la bambina della pubblicità della Barilla. Quella del gattino. È esattamente uguale a quella bambina, solo che apparentemente non respira, ha la pelle cerulea e gli occhi leggermente rivolti verso l'alto. Io faccio passo indietro e lo... Si sente quello che dico? Si sente quello che dico? Sì. Ah, ok. Oh mio Dio! No, non sono stato io. No, ma posso... Si sente tutto ovattato, però la tua voce è come se uscisse da una... parlassi da dentro un bicchiere. Posso provare con investigare un modo per capire se è morta o è una tipo anoressica, morente o... Certo che puoi. Mi avvicino un attimo. Non sono stato... Investigare o comprendo? Io direi comprendo. Si muoveva. Uno. Daniele, che cazzo hai fatto? È viva? L'ho presa. L'hai presa. Da dove l'hai presa? No, da in mezzo alla strada. L'ho visto che era da in mezzo alla strada, ma...
non muoverla, non muoverla. Ma non è allora, che lui ce l'ha in braccio. Tu che sei un secchione, sai perfettamente che non può aver preso già questo colorito e questa postura. Se fosse morta adesso, chiaro. Sarebbe stato impossibile. La neve. Quindi è impossibile delle due l'una, o era già morta e sembrava viva, oppure però questa, sembra, diciamo, sembra, è impossibile che l'abbia uccisa. Ora. A vederla sembra morta. Fermo la un attimo, sicurezza potresti averla. Non l'hai uccisa tu. È morta da un sacco di tempo. Guarda com'è conciata. Questo lo sapevo già. Hai visto anche in Conan? Io lo sto guardando un cazzo perché la bambina urla. Porca puttana! Riprende colore. Riprende colore e si comincia ad agitare. Un morto! Io la lancio e dico: oh! La testa, mira la testa! Si butta. Io ti do una sberla in faccia. Anch'io mi rompo la testa. Sberla, anch'io. Mentre vi pigliate a sberla, non farti mordere! L'urlo della bambina scompare mentre lei entra nella neve. E improvvisamente si risente il rumore del carro armato. Appena passato. Io non ho visto niente, mi giro e corro nel negozio. Io mi guardo intorno se c'era qualcun altro per strada che ha visto qualcosa. Assolutamente no. Io corro nel negozio. Io rimango lì interdetto solo come un idiota può fare. C'è un motivo se Conan non si fida mai degli stregoni. E detto questo mi giro e me ne vado verso il negozio. Dei paranoici di 14 anni. Io rimango lì a guardare il buco che ha fatto la bambina, perché la bambina, cadendo nel cumulo di neve, ha lasciato un buco. Ah, cioè, tipo cartone animato? Sì, un po', no, è un buco di un, come di un corpo, cioè, che entra in un cumulo. Cioè, è preso senso, un corpo che entra in un cumulo di neve, quel buco lì. Ragazzi! Io mentre corro faccio tappati le orecchie, potrebbe essere una Banshee! Niente, ragazzi, e mi metto quelli per coprire le orecchie di pelo per il freddo. Sono le solite fregnacce di... Ragazzi, c'è un buco. Io sono corso nel negozio. Io che ero ancora lì a metà strada, torno indietro. Chi non è corso nel negozio può fare una prova di mind o investigator. Come no? O qualsiasi cosa per guardarlo. Mind. Io sono rimasto lì a metà strada apposta. Io faccio una fantastica prova di mind con due dadi. Successo anch'io, incredibile. Ok, allora nella neve davanti al buco generato dalla bambina notate un disegno, una specie di cerchio nel grano che decisamente non c'era prima. Ok, rappresenta una serie di cerchi non perfettamente concentrici. Ok. In parte sovrapposti tra di loro. E solo che non avete la minima idea di che cosa possa essere. E il secchione di turno se ne sta tornando al negozio. La bambina dov'è finita però adesso? Non l'avete cercata. Potrebbe essere lì dentro da qualche parte nella neve. Inizia a scavare la neve. C'è il buco. Ok, scavando la neve cancelli. La bambina non può essere scavando la neve, rischi di cancellare il disegno per terra, che comunque sta rischiando di sparire perché io la neve continua a cadere. Jacob, allora ridisegna la stessa cosa lì in quel mucchio di neve. Signore, l'educazione tecnica, ma gliel'ho fatti io i compiti, quindi io so malapena scrivere le proiezioni ortogonali. Okay, le senti io. I tuoi amici parlare dietro di te? No, perché sono tappato le orecchie, perché è una Banshee. Ok. Un non morto che urla è una Banshee. No. Allora dimmi se arriva qualcun altro che ci vuole spappolare come il tank di prima. Sì, okay. Ma questo posso farlo. Ecco, tu fai quello. Io rimango in mezzo alla strada a fare così, a guardare. E prestami un attimo la mazza. Tieni, fanne buon uso. Ecco, ridisegno un po' più in là, più o meno a proprio occhio. Se sono tre cerchi così, li ridisegno più o meno come sono. Fai una prova di mind. Mindati. Ok, li hai disegnati come sono venuti. Probabilmente hai il sospetto di esserti dimenticato qualcosa nel disegno, ma non nella neve, nel casino, nella fretta. Io appena entrato sto prendendo un libro e sto scrivendo. Le Banshee potrebbero creare una zona di silenzio intorno a loro prima di risvegliarsi e strillare.
Però forse la neve ti protegge dall'effetto perché mi fa solo male la testa. Comunque inizio poi a scavare per vedere dove diavolo è finita sta bambina che non può essere scomparsa. Una bussata di vigore contro la serranda. Ad un certo punto, in pochissimi secondi, sei... Che dicono? Sei... Eccola che lì. Che Gianni ha un bel culo. Bella storia. Con i dadi. No, è mia moglie quella. Ciao. Quella è un'altra ciao. È di parte. Chi è che ha scritto che ha un bel culo tirando i dadi? Killer. Killer Cerezo. Ah, mitico Luca, grande. Allora... allora, dicevamo che in pochi secondi ti accorgi che non c'è assolutamente niente sotto la neve. Io gli ripasso la mazza. Credo che il freddo stia facendo brutti, brutti scherzi. Mi richiudo un po' di più le coperte addosso. C'è un buco nel buco? No, non c'è niente nel buco. Non c'è neanche la bambina nel buco. Non c'è niente. Niente, niente, niente. Niente, niente, niente. Io mi giro. Secchione! Se sei ancora in mezzo alla strada non ti sento. Forse dobbiamo andare a prendere la mente del gruppo. Sì, forse dobbiamo anche tornare dentro perché fuori fa freddo cane e io ho una maglietta sotto queste coperte. Sembra che nevichi. Io dopo un po' che vedo che non sei vicino mi affaccio dal coso perché un avventuriero non lascia mai i compagni da soli. Del tutto. E quindi sì. Sbircio per vedere se sono ancora vivi. Secchione! Cosa? Vieni qui! Ok. C'è un buco nel buco! Non possiamo andare noi là, tanto qua non c'è niente. Ma è il buco nel buco. Io inizio ad andare piano, sto là guardandomi attentamente intorno. Ok. Io inizio ad avere freddo. A fare Beh sì, fa freddo. Comunque c'era... Ma i non morti non patiscono il freddo. La bambina non c'è. E c'era questo disegnato nel spettro, te l'avevo detto. Ma che spettro. Allora, ma per sé se il disegno fatto da lui è orribile. Quindi ti do due dadi in meno per cercare di capire quello che potrebbe rappresentare. L'ha fatto così però spostato. Ti sembra vagamente familiare. Quindi familiare? Puoi provare a tirare. Ok. Posso pensare che sia un qualcosa più... di teletrasporto e quindi leggere sui libri quando Rice durante la prova doveva fare controllare. Allora, i pericoli. A sto giro Riceling ti è poco utile, sì, scoprirai presto perché. Ok, forse, quindi Mind, questo è cioè, un tu calcolo. Lo puoi fare, però ti toglierei un dado. Questo è un calculate o investigate? Calculate per gli oggetti. No, non è calculate. Investigate. O comprehend. O comprehend, sì, no. Comprehend. Ricordatevi che avete un pride, che quindi potreste non tirare una volta sola, però, no. Esatto. Però deve centrare con quello che e che se flaggi la fortuna poi con un meno 2, giusto hai detto? Sì, perché il suo disegno era proprio orribile. Non c'è anche quello originale? No. Ci ho scavato via sopra proprio. Bene. Nope. Ok, adesso puoi fare due cose. Puoi tirare con la fortuna, oppure puoi spingerti al limite e magari... provarci di nuovo con il rischio però, anzi sicuramente dovendo rinunciare a una tua condizione psicofisica. Ah, anche se riesco? Sì, in ogni caso, solo per il fatto che decidi di ritirare. Se uso la fortuna sempre meno 2 comunque, il tiro. Sì, ritiri esattamente gli stessi danni. No. Non fai nulla di tutto ciò? No, okay. Mi invento che è un cerchio di teletrasporto. Cercando di convincere loro che so esattamente cos'è. Io cerco di convincervi che la bambina non l'abbiamo vista. Invece, quindi. Perché non teletrasporto? No, non abbiamo vista la bambina. Sarà stato il riflesso di qualcosa. Ma l'ha presa in braccio? Ma no. Ma io l'ho detto, le banshee sono spettri di elfe. Lord Sotto ce ne aveva 2. Okay. Fa freddo, abbiamo il catano che ci sta spingendo sul cervello e ci fa sentire. Non sentivamo il rumore del carro armato? Ti pare normale? Io sono già in pappa. Perché si vede che era una Banshee con dei poteri particolari. Però è uno spettro perché è sparita, ha strillato e io sono scappato. Cos'è? Per il suo strillo. Banshee sono degli spiriti di elfe che vengono riportati dalla vita, dalla morte nella non morte. E il loro urlo uccide le persone. E come la gestisce Conan una Banshee? Scusate. Bene, mentre lui si dilungava nella descrizione degli spiriti degli elfi,
avete notato, ma forse non notare è qualcosa di forse una parola troppo forte, avete avuto la sensazione che la neve attorno a lui si muovesse in modo strano, ma mentre attorno alla tua testa. Beh, io no, però. No. E quindi dicevo, Lord Sot ce ne aveva due. Lord Sot è il cavaliere della morte, che c'ha un rapporto con Kitiara. Hai le stelline intorno. Non, le stelline intorno. Forse è il freddo. Andiamo dentro. Te l'ho detto che è il freddo. Però mi fa vedere una cosa. Io ho visto male, che c'è una cosa dove posso fare delle domande. Sì. Se ottieni successi. Se ottieni successi. Sì. E più ne ottieni, più puoi fare domande. Io vorrei fare investigare. Su cosa? Nel buco dove è sparita la ragazzina che io ce l'ho vista correre. Okay. Perché posso fare cosa è successo, posso chiedere cosa è successo. Posso chiedere dov'è. Posso chiedere cosa c'è nascosto e dove sta. Va bene. E voglio forzare per avere più risposte. Perché qua è una domanda, no? Mi pare. Ah no, due domande. No, due domande mi vanno bene. Tanto tira. Eh no, perché devo dirtelo prima se voglio forzare, perché devo aggiungere un dado. Posso togliere un dado, tipo? No. Più un die on one roll. È un bonus effect. Ah, cioè, bonus questo effect. È il risultato normale. Se tu hai più successi, ottieni la risposta a un'altra domanda. Oppure hai un dado a un altro tiro. Era quello che ti dicevo prima, che in alcuni casi lo puoi fare. Sì, però dipende dalle, dalle abilità. Dalle singole abilità. Il drive come si poteva usare? Il drive niente, è quello che ti non muove, non ha un utilizzo in gioco. E allora voglio fare il timing della situazione, cioè dai, seguire tracce. Cosa stai tirando? Investigate. Quindi 3 più 5 di mind e vai. Posso usare i libri? Dai, Tannis o Ranger. Per seguire tracce è una delle cose fondamentali. Io ti sollevo e ti porto via se ti metti a leggere per strada in un buco. Ma io lo so. 1. Ok. Quindi posso chiedere due domande. Sì. Sì. Dov'è finita? Perché l'ho vista sicuramente passare. Quindi voglio cercare di capire se è passata attraverso il pavimento, perché è uno spettro veramente, o è successo qualcosa. Ok. E in caso se non è uno spettro ti chiedo cosa. Ok. Alla prima domanda ottieni la stessa risposta di chi ha scavato con una mazza da hockey. È sparita semplicemente. Non ha lasciato un buco abbastanza profondo perché un corpo possa anche vagamente esserci passato. Quindi è scomparsa. Però le impronte che vanno dall'inizio del buco a un pochettino dentro il buco si fermano di botto? Allora, le impronte sono, al momento fai fatica a vederle, perché lui ci ha camminato sopra, ci ha scavato dentro, la neve ha continuato a cadere, e comunque le tracce sono compatibili con i passi di una bambina. Del resto, se chiedi al tuo compagno, la sentiva prima ancora di vederla, sì, sì, perché era sotto la neve e sentiva un fagotto. Quindi comunque ha avuto una percezione fisica. Mm-hmm. E quindi tu escludi che sia un fantasma. Era solida. Proprio per l'insieme, l'insieme di questi. E l'altra domanda allora è: cosa è nascosto qui e dov'è? Cosa è nascosto qui? E dov'è? È nella stessa domanda. Ok, allora. Secondo te... Il nastrino della tipa o qualcosa del genere. Mm. Allora, secondo te quello che è nascosto è un messaggio cancellato nella neve? Mm. Qui c'era probabilmente un messaggio, comunque era corporeo, non sembra uno spettro, gli spettri non lasciano impronte. Sì, c'era il disegno, quel disegno lì, ma più o meno. Qui anche c'era, mi sembra di vedere ancora dei rimasugli. Sì, perché quel disegno era lì. Sì, lui ha spostato il disegno originario dall'altra parte. Ah. Quindi volendo... potresti di nuovo cercare di capirci qualcosa unendo quel poco che è rimasto del disegno originario con la brutta copia che ha fatto lui. Prova, mi prendo appunti. Che è l'unica cosa, secondo te, mi prendo appunti, che è qua nascosta. Appunti su quello che c'è, quello che ha disegnato lui. Cerco di capire dove ha sbagliato con quel poco che è rimasto. Ad avere qui una Polaroid sarebbe il massimo. Ma non va bene. Quindi ti faccio... L'unico con quei soldi potrebbe essere lui. Era comprehend?
Oh, sì, negoziante. Sempre col meno 2. A questo punto, unendo le informazioni, fa un tiro normale. Se ospita tre teste di merda nel quello scatinato. Uno. Buono. Ok. Se non vado bene, come giocare non a XCOM? Non ottieni tantissimi risultati, salvo che a questo punto ricordi un simbolo molto simile, in realtà non sui libri, non dalla televisione, ma esatto, negli appunti di tuo padre. Torniamo dentro, l'ho segnato, devo farvi vedere una cosa. Io ho un quarto d'ora che dico di tornare dentro, fa freddo qua fuori. Beh, avevi ragione. Esatto. Se vuoi, fra poco ti faccio fare una prova di body per evitare di essere non di congelarti. C'è le stelline intorno a te. Bello. Sarà l'intelligenza. È possibile. E va attorno verso il negozio. Vabbè, io lo seguo a sto punto. Okay. Ha detto di andare dentro a far vedere delle cose. Piccolo che non capirò flashback. Mai. Flashback. Una scena velocissima di te che ti affacci per chiedere a tuo padre se aveva voglia di fare con te. Se aveva voglia di giocare ai draconici con l'attacco a sua... come si chiamava la taverna? L'ultimo in italiano. L'ultimo ritrovo. L'ultimo ritrovo. Sì, possibile. Comunque, per difendere la taverna di Tika e Otik contro i draconici. Tuo padre non ti ha mai preso in giro per la tua passione... per i giochi, anche se non li capiva, e quindi ti ha guardato col suo solito sorriso bonario. Però se vuoi faccio si è avvicinato codici. Alla porta e tu, solo dietro la sua spalla, sei riuscito a intravedere sulla sua scrivania un fagottone chiuso in una busta di plastica con un simbolo che lui ha malamente disegnato, e tu ti ricordi molto meglio, simile. La scritta L42 e il fagottone sembra un grosso contenitore per come si dice, stivali da giganti, una forma da come contenitore di scarpe, ok, vagamente triangolare, grosso, appoggiato sulla scrivania. E figo! E con questo simbolo di fianco. Quindi tuo padre si è avvicinato, ha detto proprio adesso non ce la faccio, ed è stato una delle ultime volte che vi siete, tra l'altro, parlati prima che scomparisse. E poi ha chiuso la porta. Mi ha chiuso la porta e gli ho detto, ok, io comunque durerà un po', se poi vuoi venire giù posso farti fare Otik. Lui ha detto, certo, Giacobbe, perché lui ti chiamava, sì. E col tuo vero nome. Riprende nel presente, quindi io che metto il mio libro, il primo, I draghi del crepuscolo d'autunno, esatto, sul tavolo, lo sfoglio e faccio, guardate, dove io ovviamente sono strapieni di appunti, e dove parla di Rising che fa la prova, io avevo fatto il simbolo con scritto L42, lo stesso simbolo che avevate, perché per me era un simbolo figo per fare un cerchio magico, no? Io lo vedo e non ridisco perché c'è un libro scritto. Il testone del gruppo è un pazzo scritto. Siete messi benissimo. Vedete? Era questo? Era simile a questo? Non lo so, l'ha fatto era lui. Era simile a quello? Sì, sì, decisamente. No, non era simile, era lo stesso. Questo, non so cosa vuol dire L42, ho provato e di fianco c'è una lista dove ho provato a scrivere cosa volesse dire, però per un ragazzino di tipo la risposta è 42. Potrebbe voler dire linebacker numero 42. Possibile, quello non l'ho pensato perché mi sembra un po' stupido, però secondo me potrebbe escludi essere. Escludi che sia il nome del gruppo, level 42. Però c'era questo simbolo e ce l'aveva mio papà. Tuo papà? Mio papà c'aveva una cosa sulla scrivania, tipo gigante, con questo simbolo qua. Tuo padre faceva? Mio padre lavorava all'Olivetti. Ah, allora lo so. Attenzione, è la Fondazione Olivetti, che è una costola dell'Olivetti. Una molecola. L42. Potrebbe C6, H12. C4. Tombola. E comunque mio padre ce l'aveva. Ah no, ed è il crociatore. Gli ho visto un pacco grosso così con quel simbolo sopra, ed è una delle ultime volte che l'ho visto prima che l'esercito dei draghi lo rapisse. Io mi metto a ridere perché ha detto pacco e ho 13 anni, quindi vederlo un pacco grosso?
Era un pacco molto grosso. Non come il mio. Questo qua va molto in spogliatoio. Sì, forse 42 erano i centimetri. Lunghezza. Potresti venire anche tu nello spogliatoio. 42 centimetri. Io non rido perché non è una battuta squallidissima, però loro due ridono. Tu sì che sei intelligente. Potresti fare il comico. Ah, beh, potresti andare, sai, con la trasmissione che fanno di sera, Drive-In. Nell'unica ora di trasmissione che fanno su Italia 1. Non fa molto ridere. Come non fa ridere? È banale. Ma no, ma c'è quello bravissimo. Oh, ma devi sentire Tass fa ridere. No, ci sono delle battute che mi sono segnato. C'è quello bravissimo, troppo giusto, troppo scarso, Wall Boys, Wall Boys. La serranda si apre. Dietro c'è una figura enorme. Chiudo il libro. Che apre la porta. È il Fitzman. Beh, cosa sono quelle facce? C'è un buco nel buco. No, non c'è nessun buco, non ti preoccupare, nessuno ha bucato nulla stavolta. Fuori in strada. C'è un buco nel buco. Cioè? Nella neve. Abbiamo visto una Banshee che però non era una Banshee. E poi è passato un tank e ha coperto tutto. Comunque non avete delle facce molto sane, sappiatelo. Fa freddo qua dentro. Sì, no, ma infatti. Cosa ti dice? Appoggio una L42. Il nome del gruppo? No, no. Quindi non sono. No, non che esistono gruppo? Ancora i Blink. No. Che gruppo è? Non, no, niente, non è una musica che ti piace. Preferisco non parlartene. Però forse cambieranno in futuro. Che ne sa. Fizz, ma hai un libro di simboli magici? No, lascia stare. Sì, allora. Oh no, cos'è che hai detto? Il primo volume del mondo di Grey Oak dovrebbe esserci una pagina. Hai un libro di chimica? No, di chimica purtroppo non tratto, come sai bene, queste scienze minori. E come possiamo trovare le molecole? Ci vorrebbe un qualcosa che puoi scrivere e trovare, ma non l'hanno ancora inventato. Ma a te non sembra molecole, comunque. Comunque io lascerei stare magia e incantesimo. Scusa, ma Giacomo, cosa che fare con papà? Giacomo, ma tuo papà cosa faceva alla fondazione? Mio papà faceva. Hai presente? Il mio papà segna i gol. Hai presente? Il papà mi mena. Hai presente quel anche film? Anche il mio. Quel film che hanno fatto vedere a Natale, Basil investigatopo? No, io no. A Natale ho visto Conan. Io ho visto una poltrona per due. Se vi faccio vedere Basil investigatopo, secondo me lo capite. C'ho una cassetta a casa. È un film, non c'è da leggere. È divertente, ci sono i topi, c'è Rattigan, ti piacerebbe Rattigan. C'è sangue? C'è qualcuno che spacca le teste ai c'è una bambina quasi che muore. Sopra il negozio siete scesi nello scantinato adesso. Siamo scesi nello scantinato. Sì, sì. C'è pensiamo, Fitzman! Dopo un po' compare. Hai una cassetta di Basil investigatopo? Guarda lì nelle videocassette della Disney. Vado a vedere. Disney. Sì, ma no, è di Don Bluth. È di Don Bluth, è quello che fa i film fighi. Ma è per bambini. Lo vedi, poi ti caghi sotto quando vedi Rattigan. Guarda qua, anche tu. Poi ne riparliamo. No, non c'è. Vabbè, ve lo racconto. In poche parole gli racconto lungamente la trama di Basil investigatopo per mettere enfasi. Io per mettergli un po' di fretta, a un certo punto tiro fuori due il ore dopo. Io mi assopisco. No, quando lui tira fuori il coltellino, no. Io taglio sulla parte quella. Però di sulla quando sulla parte in cui la bambina veniva inseguita dal coccodrillo. No, era dal pipistrello, quello schifoso. Però io in realtà volevo mettergli enfasi al loro. Ah, vampirello. Vampirello. Io gli voglio mettere l'enfasi sul fatto che il padre della bambina viene rapito per costruire la cosa per uccidere la regina. Bravo, bravo, quella è la storia. Però nella scena di Vampirello effettivamente avete di nuovo una strana sensazione. Cioè nel momento in cui lui è preso dalla descrizione e lo insegue con questa gamba di legno che tunk, la tunk, caldaia tunk. Sembra crepitare e qualcosa attorno a lui sembra. E quindi li rapiscono e cioè le stelline addosso ancora. Beh, perché forse ero preso da. Comunque te l'ho detto che non è facile perché quasi muore. E comunque rapiscono il padre della bambina per farle lavorare su un robot per uccidere la regina. E questo è quello che è successo a mio padre. Mio padre lavorava su cose super intelligenti che potevano cambiare il mondo, credo. Ed è stato rapito dall'esercito dei draghi per fare l'occhio di Sauron. Mi sta venendo un'idea. Oh cazzo. Mi sta venendo un'idea.
Ho detto cazzo, 10 flessioni. Mi metto lì a... cioè l'imprinting vale, d'allenamento. Vale anche se lo diciamo noi? Che noi lo diciamo e tu fai 10 flessioni? No, le faccio solo quando lo dico io perché dicono cos'è che non che devi dire? Dicono cazzo. Altre 10. Comunque mi sta venendo un'idea. Tuo padre lavorava a Parco Sempione. Sì, alla Fondazione Olivetti. E che cosa si dice che c'è sotto Parco Sempione? L'esercito di Draghi? No. Tanti piani. Sotto. Sì. Ok. E quindi forse c'entra il gruppo di prima. È un dungeon. I piani, come si dicono in inglese, è l'unica cosa che so. Planes. Perché si dice anche floors. Nei giochi di ruolo. Levels. Level. L42. Perciò 42 piani. Ho un'ottima idea. Proviamo a entrare al 42esimo piano. Basterà citofonare. Ma no, ci sarà proprio l'ascensore con su scritto 42, no? Beh, aspetta, forse mio padre ha lasciato qualcosa, padre... potrebbe avere ancora il badge. Esatto, se tuo padre lavorava lì ci sarà un modo per entrare. Sì, quindi dici, ma sono venuto a trovare lì. Papà per la giornata genitori figli. È un'ottima idea. Oppure a meno che non l'abbiano rapito e sappiano che quindi stiamo investigando. E a quel punto dobbiamo entrare di nascosto. O magari è il momento della storia dove veniamo catturati, il cattivo ci dice vi ucciderò ma scappiamo e sventiamo la minaccia. Quindi cosa fate? Anche Conan era stato catturato, no? Allora io per prima cosa il serpente. Andrei a casa tua a guardare se tuo padre ha lasciato qualcosa per entrare. Sì, anche questa è un'ottima idea. O almeno non dovremmo essere Conan... Kings of Metal! Ragazzi, raggiungere casa io faccio così di Jacob in un tempo accettabile non è neanche così facile nella... Quindi vi chiederei di fare complessivamente una prova in cui accumulare 3 successi per raggiungerla velocissimamente. Anzi, direi di solito che dice 2 successi a personaggio, 6. Mi raccontate cosa fate e come vi aiutate per raggiungere velocemente casa. Allora, intanto io mi rivesto perché in realtà io la giacca ce l'avevo, era solo che volevo fare il Conan della situazione a torso nudo ma con le coperte sopra perché fa freddo. Io guardando la mappa di Milano vedo quali sono le strade più lunghe. Una alla volta, vai, facciamo un tiro alla volta e poi si sommano i successi. E mi rivesto con i vestiti che avevo addosso al mattino, che erano i moonboot, i pantaloni da sci, la giacca, e vado proprio avanti, dritto, sparato, perché se faccio andare avanti lui non ne usciamo più. Questo scava con la mazza. Io quindi mi faccio una prova di body, io mi faccio proprio force. Usa forza. Pure. Zero. Luck. Ma sì, dai. Un successo. Attenzione. Io invece, vedendo lui che va avanti spavaldo così, io sto cercando di trovare, anche per allungare un po', ma le strade più larghe, dove sono sicuro che sono passati di più, le più trafficate, dove okay. So che sicuramente hanno sgombrato di più. Ok. Quindi... per arrivare in maniera intelligente, ovviamente mi sarei fermato a fare il ricalcolo a ogni angolo della strada, ma c'è lui che spinge e quindi... non va. Io tiro più che altro. Investigate. O no, comprehend, calculate. Io direi calculate o comprehend a seconda che tu. Ma io direi comprendo bene. Un successo. Ok, e siamo a 2 su 6. Su 6? Eh sì. L'hai detto su 3? Allora, avevo detto 3 inizialmente, poi qua suggeriscono minimo 2 o 3 per personaggio. Però diciamo che possiamo anche tornare retroattivamente indietro se io avevo tirato tanto manca ancora Gianni Aspetta, io e Claudio avevamo tirato perché tu hai detto 3, io ritirerei se hai detto 6 perché non mi ero concentrato per fare più di successo. Non credeva nel cuore del dato sufficienza a Yu-Gi-Oh dei poveri. Tra l'altro, se flaggi una tua condizione puoi ritirare soltanto quelli che non sono 6. No, vediamo cosa i 6 li puoi tenere e giusto, poi vediamo, no? Vediamo cosa tira lui e poi vediamo se vale la pena. Vai, cosa fare pena al massimo. Io ho visto che lui arranca
trainando. Lui le strade più o meno ve le sta dicendo. Io spingo da dietro. Ma qualcosa comunque vi... Quindi anche tu, diciamo, aiuti sì, fisicamente con... Sì, io faccio una cosa, faccio una cosa da allenamento spinto, cioè prendo la mia cintura, la leggo alle loro cinture e poi mi trascino la cordata. Esatto. Va bene, dai, tira. Cosa tiri? Tiro body più force, quindi... Ho visto che l'ho comprato, qualcuno usa anche i dadi Tales from the Loop. Ah, sì, 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 ci sono, sì. Vai, vediamo. Li portavano meglio, Non so quanti, allora, va. Sono tre. Solo per vederli usare, 6 e con tutto 7. Il rispetto per i dadi. Dovrei fare 4 successi belli. Con 7 dadi. Bomba. 1. Ok, siamo a 3. I 3 che avevo detto prima. Ma visto che ci rendiamo conto di questa cosa, se non siamo ancora troppo lontani dal negozio, essendo la mia ancora, vado a chiedere un passaggio. Ma no, non te lo può dare un passaggio, non c'è nessun dare. Mezzo che gira. Okay. Questa è la difficoltà. Ma prendevamo il tram. Beh sì, in 3 andiamo lei. Allora, diciamo che ci siete arrivati grazie alla collaborazione, ma abbastanza tardi. Ok. Quindi una buona metà della giornata è passata nel cercare di tornare a casa tua. Tu abiti vicino a Sempione. Se le condizioni rimangono le stesse, un'altra buona 2 o 3 ore ti servirebbero per raggiungere il Sempione. Ok? Non proprio. Tu abiti in zona non lontano da Via Lecco, diciamo, non troppo lontano. Garibaldi. Va bene. Okay. Mannaggia a te. Devo prendere forse l'altra strada. Quale altra strada? Però siamo a casa. Comunque, entri. Tu hai fratelli, sorelle? Sì, decidi tu in realtà. Allora, hai un fratello più grande, liceale, e... che è in casa, che litiga continuamente con tua madre nelle ultime settimane, sempre, sempre di più. Grandi litigi. Tua madre è la classica casalinga perfetta, padrona della casa, e che tra l'altro da quando è andato via tuo padre ha sviluppato una mania per il pulito e la lotta ai batteri, per cui entrate in un appartamento normalissimo di un condominio. Ciao mamma, sono a casa. Estremamente pulito, lindo. Ci sono Daniele e Alex. Ciao, e cosa posso offrirvi? Un po' di torta? Di cioccolata. Vi faccio la cioccolata, sì. Io non posso. Non puoi. La faccia lo stesso. Ma ragazzo mio, con tutti quei muscoli che hai, dai, su, cosa ti farà un po' di cioccolata? Tanto, gli dico a bassa voce a lui. Tanto se poi... Non dico se bassa voce qua. Tanto se poi dobbiamo andare fino al Sempione, ha voglia a camminare, la smaltisci. Va bene, dai. Ok, allora mettetevi comodi che io vado. Lo studio di tuo padre è... Ci metterà un po' a fare la cioccolata? Sì, però è chiuso, tu lo sai, è stato chiuso dal giorno in cui è sparito. Coltello. Io mi avvicino col coltellino e provo a forzare un po' la serratura per fare... Ok, quindi c'è... Tinker. O Sneak. Io direi che è Sneak, perché ci ho messo di più, quindi ottimo. E con il coltello. Daniele, io sento il tuo dolore. 8 dadi da 6, 0 successi. Cosa ho detto prima di giocare? Sarà un bel punto fortuna. Ok, quindi stavi per... Uno! Stavi per... Mamma mia. Farti beccare. Mamma La mia. Mamma di Jacob stava rientrando in corridoio, quindi tu non riuscivi ad aprire... Ti sei mosso improvvisamente, però inciampando alla fine fai un movimento inconsulto e clic clic scatta, e quindi tu, per non farti vedere dalla mamma di Jacob, ti chiudi. E io chiudo la porta dietro. All'interno dello studio, da solo. Esatto. E se siete vicino a lui a fare questa operazione, eravate rimasti indietro? No, io sono davanti alla porta e lui si è chiuso dietro. Ok. No, io invece guardo la porta... Vedendo mia madre che sta arrivando, io cerco di fare finta di star sospirando, dicendo una preghiera. Ah, okay. Che non io invece più. Faccio il socializzatore con la mamma. Ah, per distrarla. Esatto. E questo era lo studio di papà.
signora, che bella casa che ha. Che però lei ha il vassoio e quindi la, l'urgenza deriva dal fatto che lei... Prendo io. Sì, no, ho capito, ma appoggiamole, no? Non vorrete mica berle qui in corridoio e mentre voi state signora, parlando. Mi fa vedere la cucina, perché una casa così bella deve avere una cucina bella. Sì, mangiamo anche sul perché, tavolo, così almeno non sporchiamo. Anche perché una casa così, sa che a casa mia ci abbiamo una governante che la tiene, ma lei invece da sola è veramente brava. Jacob potrebbe, Daniele potrebbe aiutarti a aprire i barattoli che non riuscivi, è fortissimo lui. Allora, il tentativo va benissimo, però ti farei fare una prova di empatia. Io non lo posso aiutare con relationship. Okay. Tu puoi aiutarlo. Posso fare? La relazione è quella che hai, puoi aiutarlo a intrattenerlo. Quindi gli dai un più uno, un dado in più. Fantastico, perché... Ti dico, è fortissimo, per i barattoli che... Sono messo a merda, tre dadi. No, dammi... Vai, così. Quindi tre dadi totale, ho compreso il suo? No, tre dadi totali, compreso il suo. Allora ti conviene far tirare a lui col tuo aiuto. Eh sì. Per cosa? Non so in realtà. Per intrattenere, non credo, la mano. Per dadi comunque. No, mind. Mind 5. No, è art. Infatti. Ah, è mind. Vai, mind. Tira tu col mio aiuto e fai 6 dadi. Ah, hai ragione. No, empathize è mind. Esatto, però appunto. Pensavo fosse art, ma... 6, quindi. No, se art... Se cioè, contact non c'entra... Charm potrebbe allora essere, ce l'ho. Allora tira tu con l'aiuto. Io tiro 6 dadi, col tuo aiuto diventano 7. Ok. Quindi me ne servono altri 2. Un successo. Ok. Riuscite quindi a... La mamma ridendo, prendendolo un po' come un gioco, dicendo ma sarà stressata la morte del padre. Ma sì, dai, andiamo in cucina, non c'è problema, la berremo lì. Alex ci raggiunge lì. Sì, sì, adesso Alex ci raggiunge, non ti preoccupare, in bagno. Sei libero di agire. Allora, lo studio è stato recentemente pulito perfettamente. Hai presente il classico studio... che nessuno ha toccato niente, ecco, è il contrario, qua è tutto perfettamente ordinato, non c'è niente sulle pareti, tutti, c'erano probabilmente un sacco di fogli di carta, sono stati perfettamente impilati in una fila, su cui un fermacarta è stato appoggiato sopra, e quindi qualsiasi schema complicato nascondesse lo studio del professor Iacchetti, perché era anche professore, oltre che un fisico teorico non male, il padre di Jacob, è stato impilato sulla sua perfettamente pulita scrivania. Perfetto, io inizio per prima cosa... Invece lo psicopatico. Esatto. Io per prima cosa provo a togliere i libri che sembrano meno... evidenti per vedere se c'è una libreria nascosta. Prima cosa in assoluto. Dopodiché, quando so che non funzionerà, allora okay, inizio a cercare tutto. Lo fai nascosta. Anche proprio così. Ah. Okay. Fai un paio di queste scene. Questo è duro. Il pubblico in sala ride molto di queste scene, però non ottieni molto, molto successo. Quindi poi vado verso i cassetti della scrivania. Ok, c'è una sola cosa fuori posto. Ok. Che ha una specie di post-it, biglietto appiccicato sopra, con un appunto preso sopra, evidentemente recente, perché la scrivania è perfettamente pulita, che è una ricevuta. Di cosa? Allora, è la ricevuta di un pagamento per affitto di un appartamento. Hai capito. Cerco... Il bigliettino sopra ha soltanto un punto di domanda. E l'appunto chiedere a zia. Me lo infilo in tasca. Poi apro comunque i cassetti se sono aperti. Sì, sì. I cassetti hanno pile di fogli perfettamente impilati. Pieni di appunti solo stampati. Solo fogli? Al computer con la stampante ad aghi. Ad aghi, quindi la sei coscia. Fantastico. Sono solo fogli. Per lo più fogli, non ci sono libri. Sì. Li sfoglio velocemente per vedere se ci sono i cerchietti su qualcosa. Ho capito. Cioè, per vedere se c'è quel simbolo, logo. Ok. E poi faccio una prova di investigare. Quanto tempo rimani più o meno? Pochi secondi? Rimani... No, faccio proprio... Cioè sì, qualche secondo, però la cosa...
Mentre mia madre è distratta a parlare con lui. Allora ti faccio fare una prova di investigare con un dado in meno. Tutto, forse. Io mi metto, mentre lui sta parlando con mia mamma, io vado dove c'è il forno. Ok. Io vado dove c'è il forno, e visto che io so programmare, voglio provare, so che c'è una sequenza di tasti per fare la riprogrammazione, quella che inizia a fare bi 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 finché non tipo risetti l'orologio o altro. Il forno non ha, ci sarà, non è programmabile, no, dai. Dai, il programma è totalmente inutile in questa ambientazione. Il forno non è detto. Aspetta. Se devi usare i computer, sì. Scusa, perché tu la prima cosa che per ti esempio c'è io c'ho per esempio nella stanza adesso c'è un computer. Ce l'hai il forno, non nel 1985 c'avevi le manopole. Per esempio nella, nello studio c'è un computer spento, ma c'è, io non lo so. Ma oddio, prova ad accendere il computer. Fai come ansia. I file sono nel computer. Sbam! Sbam! Non c'è niente qua dentro. E provi ad accendere il computer. A questo punto tu devi far casino con il forno, perché sì, mi sa che da lontano senti comunque. No, ma quando vedo che non è programmabile torno lì e cerco di aspettare che mi parla con mia madre. Ok, alzando la voce perché sentite da lontano i rumori del computer che si accendono. Ok. Beep. Si accende. Pensa se parte la connessione. Ovviamente lo schermo è a cristalli liquidi bianco, verde. Nero e verde. Chiaro. Ovviamente. E la prima cosa è un cursore che ti chiede la password. La password L42 invio. Sbagliato. Error. Primo in inglese, quindi non so neanche se lo sai benissimo l'inglese. Se vabbè, lo sai, guarda appena l'italiano. Abbiamo letto un po' in inglese. In inglese. Questo è un grande segreto che ci ha tenuto attaccata alla lingua, nonostante la pessima qualità delle scuole. Va bene. Come seconda cosa inizio a provare delle parole che potrebbero, cioè, tipo il nome da nubile della madre di Jacob, se lo so. Ok, a caso? A caso, sì. No, cioè, dimmi cosa. Il nome da nubile non lo sai. Parti da cose più semplici. La data di nascita. La sua data di nascita. Ok, dunque, al secondo o terzo tentativo proverai anche il suo soprannome. La data di nascita no. Quello no, il soprannome invece lo fa scattare. Va bene. E... entri nel computer Windows 85. Sì, no, MS-DOS. Sì, MS-DOS. Ok, croce dovrebbe essere la 2.0. Ma siamo una cosa alternativa. Directory Windows 85. Directory invio, non mi ricordo niente. Ci può essere l'Olivetti 85. MS-DOS. No, sì, 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 cioè, il computer è rigorosamente un computer Olivetti avanzatissimo. Voglio vedere che... Tra l'altro. Quindi magari c'è l'Olivetti 85, che è tipo un Windows 95 ancora più scrauso. Esatto. Però già con l'interfaccia a cartelle. Ah, ok. Grazie a questa interfaccia a cartelle super avanzata, che però devi spostarti comunque con le freccette. A questo punto però trovi la possibilità di cercare un file. Va bene. Io in generale ti farei fare una prova di tech, qualsiasi cosa. Tanto è tutto uguale. Ah no, Tinker, ma non c'entra un cazzo. Program. Ok. Signori, aveva Unix. Ah, signori. Da Olivetti. Lo so usare, non è un problema. Non so cosa cercare, ma lo so usare. Unix Looper. Io esco un attimo dalla porta. Purtroppo i file sono tanti, non sai come cercarli. Ok, lascio il computer acceso. Lascio il computer acceso, esco dalla porta, vado verso Jacopo e gli dico: credo che
ci sia un virus intestinale in giro, dovresti andare in bagno anche tu per evitare che sia contagioso. Ah, ti stavo per venire a chiamare apposta da fuori dalla porta facendo... Ehi, la tua cioccolata si fredda, Alex. E penso che la berrò ancora un po' più fredda, perché il mio stomaco, come dicevo, è un po' sotto sopra e non vorrei aver attaccato qualcosa anche loro. Anzi, forse è il caso che Giacomo vada un secondo in bagno. Io intanto le volevo chiedere, perché ho un problema con mia madre. Con tua madre, Alex? Sì, non ho un mai problema. Conosciuta, è una cara signora, vai. Verso il okay. Bagno. Quindi ti intrufoli nello studio facilmente, considerato il casino che stanno facendo gli altri due con tua madre, e trovi il computer di tuo padre per la prima volta acceso davanti a te. Ed è la prima volta. Io non ho mai sgamato la password. No, tu non, per rispetto non ci hai mai neanche provato. Non ci hai mai neanche provato. Il computer di papà non posso. Però dobbiamo salvarlo. L'esercito dei draghi conta nella nostra debolezza. E prima inizio a guardare nella stanza se vedo quel paccone che avevo visto ai tempi. Ovviamente non ovviamente c'è. No. Tutto è stato ripulito, assolutamente. Allora vado sul computer. Ok. Ah, ma come, con l'interfaccia Olivetti 85? Ma è scarsissima. E vado da riga di comando facendo un search degli ultimi documenti più recenti. Perché okay. Ho a programmare. Allora, fammi in generale una prova di... di programmazione. I documenti recenti, allora il problema è questo: i documenti recenti non sembrano, sono decisamente troppo vecchi. Tu hai visto tuo padre lavorare a questo computer più recentemente del documento più vecchio che riesci allora, a trovare. Apro il mio secondo libro, che non mi quindi ricordo, fammi una prova di apro il mio secondo libro dove nella copertina io ho scritti i comandi mkdir, cd, tutto quanto per recuperare dal cestino. Tia, alla fine sono diventati un po' la mia enciclopedia, sì, diari Dragonlance. Dai, su. Tira con questo libro che ti confonde più di quanto ti aiuta. Tech con program. Non è sottovalutato. Ma io, se andate avanti ancora un po', tua mamma è di donna di passata, te lo dico. Che tra l'altro è anche una bella donna. No. Userò Lucky. Ok. Comunque faccio una cazzata che mi fa esempio. Faccio come Finch in American Pie, te lo dico. Ti faccio usare la prossima volta. Un successo. Grazie. Ok. Allora, trovi tracce di un... allora... riesci a ripristinare alcuni dei file, non interamente, che avevano lasciato traccia attraverso il fatto che tu sei un testone esperto. Stampo. Che non farà neanche un po' di rumore. No, appunto, una stampante daghi. Aspetta, la cosa importante è questa. Riesci a ritrovare una serie di file, ok? E tracce di un vero e proprio programma complesso che aveva vari elementi sparsi nel computer che lavoravano insieme. Molti di questi sono stati cancellati. Quindi non era quello che ha cancellato. No, non è quello che ha cancellato. Il gesto di cancellare è stato probabilmente un gesto volontario dell'ultima persona che ha usato questo computer, che ha cancellato grandi parti. Riesco a capire quali credenziali del lavoro d'accesso. Riesce a capire anche delle credenziali che sono state utilizzate e riesce a capire che c'era un programma che però non era troppo pesante per funzionare su questo computer. Okay. Era solo in storage, quindi. Esatto. Ma le credenziali sono quelle come se uno è entrato normalmente o hanno fatto qualcosa di losco per entrare? Nel senso, posso andare a capire che potrebbe essere stato mio padre a cancellarlo qualcuno dopo? Ti rispondo così. L'ultimo accesso è avvenuto dopo la scomparsa di tuo padre. Ok, quindi è stato qualcun altro. Io stampo e quando schiaccio il tasto stampa mi rendo conto che comunque fa inizia a fare un casino della Madonna. Quindi mi metto fuori dalla porta e faccio lo stomaco! E cerco di cosa sta succedendo, ragazzi? A questo punto tua madre io sono in bagno però. Cioè sono uscito, appena ho sentito il rumore della scampante esco e vado verso il bagno facendo lo stomaco! E quindi cosa succede? Si sente un rumore fortissimo dalla stanza di mio padre, con me che strillo e loro che cercano di fermarla da quindi dietro. Tua madre a questo punto dice, cosa cavolo state combinando? E entra nella stanza di tuo padre. No, qua mamma, mi fa male lo stomaco, qua! E si è interessato mio padre e vede la stampante che sta stampando. No, ragazzi, no. Dovevo immaginarlo che c'era qualcosa. Un conto è essere curioso, un conto è cercare nelle cose di Marco... di tuo padre, no. Non devi mamma, farlo assolutamente. No, mamma, ma c'è stato qualcuno, hanno cancellato la roba di papà. Ma te lo giuro. Stato, no, l'esercito dei draghi sono stati sicuramente loro. Ah,
Adesso sì che è piaciuto benissimo. Te l'ho detto, concentrati sulla scuola. Io lo capisco, capisco la tua situazione. Intanto cerco di fare un gesto a lui. Qua stiamo cercando della roba. Io, mentre lei, a questo punto succede l'irreparabile. La porta della stanza del tuo fratello più grande si apre e tuo fratello più grande, che non è grosso ma è un gran cagacazzo, e esce nel corridoio con la faccia arrabbiata di chi è stato appena disturbato. Cos'è questo casino, mamma? Tu sai che da qui a pochi minuti potrebbe nascere l'ennesima litigata. Tra loro due? Tra loro due, e potrebbe coinvolgere anche te, eh? E allora io, preso dal panico, perché non so affrontare questa situazione. Questo è veramente l'irreparabile. Preso dal panico, io mi giro verso Daniele e gli faccio... Mio fratello si chiama? Francesco. Francesco. Francesco ha detto che sei un figlio di puttana! Lo spacco. Io intanto passo tipo rasente al muro dietro alla madre di Giacobbe. No, Francesco, non ti preoccupare. Ragazzi, vi prego, non è il momento. Si porta dietro tutta questa roba che la stampante stava stampando. E signora, la posso aiutare? L'appoggia un attimo in cucina e poi comincia a cercare di tranquillizzare. E tu non dire mai più che io sono un pezzo di merda. È merda? No, non posso dirlo. 20 flessioni. Mi metto giù a farle davanti alla mamma di... Ma lo vedi con chi va in giro, mamma? Lo vedi con chi va in giro? Ti sembra gente normale? Io a questo punto... Eh? Con tutto quello che stiamo passando... Tu hai preso 5.000 lire l'anno scorso dal portafoglio di mamma! Con tutto quello che stai facendo per lui, guardalo. E io non l'ho detto! Guarda con che gente va in giro. E tu non gli dici niente. Ah, gli hai preparato anche la cioccolata. E a questo punto io non eravamo d'accordo di fargli quel discorso. Perché tu sei un vecchio di merda, non te la meriti la cioccolata. Merda! Oh, altre 20! A questo punto io faccio quello che sono più bravo a fare, perché quello che succede a casa mia è puntualmente questo. Okay. E io sono molto bravo a defilarmi senza che nessuno mi prenda in mezzo. Quindi, passando velocemente dalla cucina, prendo quel bandolo di carta e scappo dalla porta di casa. Ok, gli fai cenno che te ne stai andando con il bandolo di carta? No, perché rischierei di farmi vedere dalla mamma e da Francesco. Okay. Quindi io esco senza... Alex è sparito ad un certo punto. E effettivamente i toni si stanno alzando. Tuo fratello non sopporta assolutamente il fatto che tu te ne stai in giro, che perdi tempo, che parli di cose assurde mentre la situazione è molto seria. E cosa aspetta di diventare un vero uomo? Sei un NPC. Guarda, cosa aspetta di diventare un vero uomo? Invece di parlare cose strane. Sarai tu il vero uomo, è stato bocciato due volte dalle scale. È Conan il vero uomo. Tutti normali, i tuoi amici. Tu sei come quello in Conan che dice il falco, la brezza nei capelli, sei uno sfigato. Non lascia a casa ormai da settimane. Tua madre non prova neanche a dirgli di andarsene lui. Quindi dice: Giacobbe, per piacere, gentilmente, fai un giro. E mentre me ne vado, passando dietro a mia madre, a mio fratello, gli faccio prima un gestaccio e poi gli faccio il simbolo del mio. Lui ti fa un cenno così: stand and fight! E scappo fuori. Oh, signore. Grazie, signora, la cioccolata era buonissima. Sì, ciao. Torna a trovarmi, Anzi, no, per un po' no, guarda. E poi si gira e fa: cosa avete fatto? Avete preso tutto! E mentre lo dice: ciao mamma! Tu chiudi la porta in casa tua alle spalle e la senti aprire la porta nel pianerottolo, ma tu sei già quasi nell'androne d'ingresso del condominio. Io sono sceso in fondo alle scale e sto spulciando quello che c'è scritto. Non so né cosa sia, però sto guardando cos'è. Ok. Sei più sneaky di Tass! Okay. Sono più veloce del vento e più silenzioso dell'aria. È un materiale completamente in inglese, in cui però ci sono parti di un progetto, ok, di uno strano macchinario e gran parte di un software che dovrebbe servire per governarlo in qualche modo. Io provo dopo questo. Però questa cosa tu non la capisci. Al massimo la Beh, io vedo che lui. C'è della roba che non si capisce e della roba in inglese. Esatto. Che so che è inglese, ma non capisco. Esatto. Dei disegnini di robe tecniche. Va bene. Almeno. Per me, arabo. Cosa abbiamo sapato? Hai azzeccato la password? Sì, chiaro. Sei un genio. Lo so. Hai una zia? Che cos'è una password? Sì, che è una zia.
È quella cosa che tu metti per entrare nei posti dove non dovresti. Se mi dovesse ricapitare di cercare la password di un computer, dimmi il nome di tua zia. Esatto, la prossima volta. Perché cercavo nella memoria e non lo trovavo. E dipende, mamma o papà? Cioè, Elena non lo so, ho trovato questo e tiro fuori il bigliettino, okay, che c'è scritto chiedere a zia. Ok, va bene. Chiedere a zia. È una ricevuta fatta a un'azienda privata, ok, per l'affitto di un appartamento in come si chiama? Di amici. La scrittura è quella di mia madre. Di amici, ok. Quindi al limite della zona, diciamo, off limits, gestita dalla fondazione. La calligrafia è quella di mia madre. Sì. Ok, quindi probabilmente si intende la sorella di mio padre. Sì. Perché potrebbe essere qualcosa. Allora è Ada. Ok. Emma abita ancora a Milano? No. Però abbiamo l'indirizzo. L'indirizzo non è quello di tua zia. Poi, cioè, no, puoi escludere. Allora, escludi che sia qualcuno che conosci. Escludi che ci sia qualcuno che conosci. Puoi pensare che tua madre abbia, non sapendo cosa fosse, voleva chiedere alla sorella. Esatto, se magari voleva trasferirsi o no, qualcosa. No, ma non credo sia importante di zia. Vabbè. Però il posto dov'è? Però non mi centriamo. Magari zia è un cognome. Ti faccio vedere di nuovo il coltellino. Alberto per zia. Giovanni zia. No. No, credo che mia mamma volesse chiedere a mia zia Ada, che è la sorella di mio padre, se aveva preso un appartamento. Ma qua cos'è? Cos'è in inglese? Qualcosa sto iniziando a imparare l'inglese. Io inizio a provare a capire cosa parla vero. Ma siete, rimanete nell'androne? Sì, per adesso sì. Beh, molto da bambini, che uscire così fuori sotto la neve, sì. Allora, puoi fare... Comprehend? Cerca di comprendere. Sì. Cerca di comprendere. Cerca di comprendere. Qui non mi possono aiutare i libri che sono in inglese? Sì. Sì, ormai. Ah, per i tuoi libri... Sì, vabbè, sono in inglese. L'oggetto iconico qua. Ha un ruolo. Tanto per no, me l'hai fatto... Guarda, non dire così, me l'hai fatto usare una volta dall'inizio della partita, no, quindi... Veramente una volta non te l'ho fatto usare. No, una volta solo l'hai pentito. Fatto usare. No. Vabbè, comunque, tanto con i tiri che facciamo, l'oggetto iconico va bene. Tira, facciamo cacare. Due, sì, ok. Puoi farmi due domande, due domande su queste, su questi fogli. Chiedo al gruppo, cosa vogliamo cercare di capire da questo? A che cosa serve il macchinario? Ok, una. Ok, allora. Il... Lo spiego mentre leggo poi a loro. Quello che capisco. Il macchinario ha a che fare con l'energia psichica, però lo psionico contiene della tecnologia marchiata AAA, che è sconosciuta, era sconosciuta evidentemente anche a tuo padre. Hai capito? Ok. Che altra domanda vogliamo fare? Sono dati di accesso al loop. Domanda, se non rispondimi solo se non mi consuma la domanda. Trovo da qualche parte scritto L42 in questo documento? Sì. E allora voglio capire bene a cosa si riferisce L42 nel documento. Ok. Ok. Effettivamente è il nome in codice di uno dei livelli del circuito, che è questo grande centro di ricerca e sviluppo della Fondazione Olivetti. Sicuramente ha qualcosa a che fare lì. Magari hanno usato tipo l'energia psichica per teletrasportare la gente. O magari ha creato una Banshee. O magari stanno usando l'energia per farci vedere delle cose che non ci sono, per farci comprare qualcosa in più. Mio padre non credo che la volesse. E quella bambina sembrava quella della Barilla. E se noi ci fossimo immaginati la pubblicità davvero? Ma nella bambina non strillava e correva via. Vabbè, perché noi siamo dei ragazzini che giocano a Dungeons and Dragons. E quindi ci aspettavamo una Banshee, potrebbe avere senso. Forse tu ti aspettavi una Banshee, io non mi aspettavo un cazzo.
Ma la prima che l'ha visto è lui. 10 flessioni. L'elandrone. Esatto. Ma la prima, il primo che l'ha vista è lui, e lui non sa niente di Banshee. Infatti, o... quando l'ha vista era ferma, immobile. Giusto. Perché non sa neanche delle, di niente di persone. Non sa quindi. Come funziona il corpo umano. Quindi era morta. No, ci sono i muscoli. Sì, e infatti li ha usati per correre dentro al mucchio di... Perché c'è altro? Non lo so, a me mi sembra tutto un po' pericoloso questo. Prima di andare al livello 42 andiamo a quell'indirizzo. Beh, dovremmo andare al 41, no, 40. Prima andremo a quell'indirizzo. 39, 38. Veramente leggere non serve a niente. Potrebbe essere una scena. Non sei per niente più intelligente di me. Ah, ma di me sì. Coraggio. Non leggere, è che... Ma mica tanto, sai... È che forse dovevo farlo fare agli adulti. Questa cosa qui potremmo andare alla polizia e dirgli quello che abbiamo scoperto. Allora, tu non pensi che la polizia lo sappia già che c'entri tutto? Un cugino sempre, nei film di James Bond è sempre così. Un cugino di mio padre lavora per i vigili urbani di Milano e mi ha detto che con questo tempo col cazzo che escono, proprio testuali parole, cazzo. Ragazzi, alle 6 vi ricordo che c'è il coprifuoco. Ci coprono alle 6. Considerando il considerando se volete raggiungere questo posto in fretta, vi toccherà fare correre, esatto, le 6 prove di prima, altrimenti ci metterete altre ore. Beh sì, andiamo all'appartamento, poi intanto possiamo pensarci mentre andiamo. 6 o 3 sarà. Allora, 6 non ci siete arrivati neanche vagamente. Appunto, vicini, per cui... Quindi direi 3. Forse, poi... forse è meglio. Facciamo 4. Se vuoi, dai, proprio mettere la rischiamo proprio così. Eh sì, dai. Cioè, va bene, salomonicamente 4. Sì, andiamo verso l'appartamento. Allora, io però adesso più che fare strada... Che in ogni caso è vicino al... È molto vicino al Sempione. Più che fare strada, come ho fatto prima, di forza, dato che inizio anche ad essere stanco e infreddolito, sprono loro a continuare. Quando vedo che lui si sta fermando... La bestia perché, da Soma. Esatto. Quando vedo che lui si sta fermando perché è stanco, gli dico, dai, non possiamo fermarci, pensa a quei tuoi elfi del cazzo, e bla 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 bla. È così lo sproni. Sì, sì, <chiaro. ride> Mi sento già coinvolto. Mi tolgo due dadi. Era proprio quello che volevo fare. Mi tolgo due dadi. Aspetta, spiegagliela bene. Così c'è una. Pensa a quei tuoi elfi del cazzo. C'è uno di quegli elfi che parli, quello che parli sempre. Non ci quello sono elfi. Usa strano con che la me... lead, che è quella di fare il leader. Se voi seguite il piano che vi dice lui e lui riesce nel tiro, avete comunque vantaggi. È un mezzelfo, Tannis. Per quello lo odiano. Tira perfetto, è un mezzelfo e tu non vuoi essere una mezza tacca, quindi adesso ti rialzi e parti. Tu devi essere un mezzelfo, non una mezza tacca. E vediamo quanti successi fai. 0. Grande. Pushi, pushi. Oh, ma sì. Ma sì, ma in cosa flaggi? Exhausted, perché è da stamattina che sono in mezzo alla neve. Che nonostante lo sfinimento, li inciti a seguire un piano. Un piano preciso fatto di... Due successi! Ok, quindi con due successi hanno due vantaggi, non mi ricordo. Tu te lo ricordi? No, onestamente no. Gli effetti bonus non mi ricordo lead. Mai. Eccolo qui. Lì, due successi, 4 dadi. Hai un dice pool di 4 dadi. Sì. Puoi distribuire questi 4 dadi come vuoi nelle loro prove. Se perché fanno io, se eseguono il tuo io piano, visto che mi sprona, che cos'è? Tannis cosa farebbe? Non si fermerebbe davanti all'avversità. E quindi io tiro dritto. Un drago. Io tiro dritto usando body e force, che non sono assolutamente capace, quindi tiro solo 2 dadi. Però Tannis andrebbe dritto così, lui è un po' più forte di me. Fa tirare 6. Tutti a lui. No, forse c'ho 1. Allora dammene uno, che uno lo lascio per lui. E stavolta faccio io quello avanti che cerca di passare nella neve. Ah, la dinamica del lead è carina. Sì, e ovviamente penso anche a Flint, che è nano, quindi... Un successo. Un successo. E siamo a 3. Manchi tu. Io... A te, più che spronarti quando vedo che ti stai fermando, che...
immagino sia difficile che succeda, è quando ti perdi per strada a guardare le lucine colorate, cose del genere, che ti ripiglio e ti dico, pensa quando ti stai allenando. Quando ti stai allenando, se qualcuno fa le foto dagli spalti, tu ti fermi a guardare le lucine carine? Mi sono dimenticato di prendere la cassetta di Basil Investigatopo. No, hai ragione. Ecco, quindi se vedi le lucine carine, ormai gliela vai avanti lo 50 stesso. Allunghi, come dice l'allenatore. Quindi quando mi fermo e mi distraggo, devo fare 50 allunghi sul ghiaccio. Vai ragazzi, arrancate. Quindi faccio degli scatti immotivati, poi mi fermo, poi faccio degli scatti, poi mi fermo, poi faccio degli scatti. Quindi hai 5 dadi in meno. Come si chiama il film sull'apocalisse del ghiaccio in cui tutti rimangono in Day sette, After Tomorrow. Neanche quello che c'è il Frost Freeze. Esatto. 7 più 1. 0 successi. Pushi? Lucky? Lucky. Ok. Eccoli, 2. 3, 4, 6, 4 sono successo. Ah, 4. Abbiamo fatto 7 successi in totale. Ok. Grazie. Ti sei degiannizzato. Vedi che la mia leadership tiro, ho fatto 0. La mia leadership funziona. Gli hai dato un successo, Loro. Allora. ragazzi, tra la spronati da Alex, che ritrova un'inconsueta voglia di socialità arrivate velocemente sotto questa vecchia casa che ha soltanto 4 piani. Da qualche parte sotto un metro di neve ci sono le rotaie del tram che passa da queste parti e la metropolitana sarebbe poco distante da voi, ma è ovviamente completamente coperta e inagibile. Mm-hmm. L'entrata della metropolitana coperta da metri di neve e il portone è chiuso, è un condominio. Ci penso io, suono un citofono a caso. Ok, non c'è nessuno. Non si fa così, si fa così. Due mani, una per fila di campanelli. Okay. D'altronde è quello con i campanelli, come si chiama, in plastica lunghi, esatto. Che tu se li fai così, esatto. Li schiacci tutti. Sì, fantastico. È quello con i bottoni. Siete abbastanza sicuri che non ci sia nessuno? Non risponde nessuno da tutti questi schiacci. In effetti, le finestre sembrano tutte sbarrate. Stavo già pronto con un salve, sono il figlio della Lucia, ho dimenticato le chiavi. Ma c'è sempre un vecchio che apre senza sapere a chi sta aprendo, tanto, quindi. Però non c'è aperto. Bisogno. No, e infatti c'è un coltello. Questo è un portone. Va. Beh, come fai a aprire un portone col coltello? Infili la serratura, spacchi la serratura. È un portone di legno. Oppure sai cosa il c'è? Barbaro sfonda le porte e mi giro anche verso di lui. Perché Barbaro? Il guerriero. Perché Barbara a scuola ha detto che le piaci, quindi Barbaro. Prosegui, fai. Passa oltre. Esatto. È un attimo allenamento cercare di buttare. Sì, secondo me non ce la fai a tirarla giù quella porta. Non ce la può fare, è inutile che glielo chiedi. Non ce la fa. Non è ma io scommetto forte. Che invece ce la fa. Secondo me non ce la fa. Secondo scommettiamo me 1000 lire. Scommettiamo. Come Pride? 2000 lire. Ha segnato in finale. 2000 lire non ce le ho. 1000 lire. 1000 lire. Taglio. 1000 lire che non ce la fai. 1000 lire che ce la fai. Oh, gli hai regalato 1000 lire. Io qui faccio il Pride. Non te le devo dare veramente, vero? Ok. Carico il portone. Io penso che ce la faccia. Descrivi la scena. Descrivi la scena. E niente, io mi preparo, faccio il riscaldamento, tutti i muscoli perfettamente. Per evitare di spaccarti la spalla prendi qualcosa? Adesso un attimo, prima mi riscaldo, poi mi guardo intorno, c'è qualcosa di fortemente contundente. Un cartello stradale? Do a lui la mia mazza da hockey, mi dico tieni. Ah, la base di un cartello stradale di quelli provvisori, quei bei sacchi... Lo devi tirare fuori dalla neve, ma lo trovi. Ok, quindi prendo. Wow.
ti prendo la mazza. Prendo il sacco. Cioè, il sacco. Sei l'amico delle Ninja Turtles. Esatto. Prendo il sacco stradale di Sabbiona. Casey Jones. Esatto, infatti. Intriso di neve, di umido, così. Me lo metto sulla spalla con cui caricherò. Faccio così. È un po' più leggera delle protezioni che usiamo noi. Adesso guarda come perdi 1000 lire. Prendo una rincorsa di quelli ignoranti, e boom! Un'avventura in due. E vado dritto e vado dritto di spalla sulla serratura. Siccome giocando a hockey i cariconi mirati so farli, vado dritto di spalla sulla serratura, mi gioco il mio pride, l'importante è segnare. Ovviamente la porta non si spalanca, ma si rompe abbastanza per tu. Cioè, ovviamente. No, finisci, rimbalzi un po' indietro, ma la porta si è praticamente divelta. Il legno, il vecchio legno di questo portone, forse dei primi del Novecento, si è divelto. E poi con un calcetto apri e vedete l'androne di questa casa vecchia Milano. Io, ovviamente, ho sentito la mazzata perché non è che. Cioè. Sono roba... Dite a Barbara che sono morto con onore. Mi metto lì per terra con un male porco. Ma veramente Barbara ha detto che ti piace? Sta giocando di parole su Barbara. E mi devi 1000 lire. Ok. Dentro nell'androne non sentite particolari rumori. Tutto sembra molto attutito. Più attutito della norma. Sul tant'è biglietto che c'è il piano, fate fatica a sentire il rumore dei vostri dei vostri passi. Potrebbe esserci un'altra Banshee, c'è una zona di silenzio. È una casa vecchia a Milano, come vi dicevo, quindi in realtà nell'interno si apre una casa schiera, probabilmente è stata ristrutturata recentemente, trasformata in appartamenti, su 4 piani, ma le porte sono tutte visibili, ok? Se entrate nel cortile interno, perché c'è una... appunto ci sono gli ingressi sono tutti dal cortile. Cosa facciamo? Okay. Come in un dungeon esploriamo tutto o andiamo mirati a dove dobbiamo andare? Sappiamo in quale dobbiamo entrare? Sul fogliettino c'è qualche indicazione dell'appartamento? No, sul fogliettino non ci sono indicazioni. Voi dove siete adesso? Siete entrati nel... Siamo lì. Guardiamo lì, guarda sui campanelli, giusto? Sì, esatto. Se c'è il cognome di mio padre o un qualcosa che io posso... Bello, nome prima d'arte. Sfondiamo la porta, poi... prima di 13 anni! No, comunque... Grazie, 13 anni. Allora... C'è una sola cosa. Ho fatto peggio cazzare. C'è effettivamente un'indicazione sul campanello, c'è, nel senso che ci sono tutti i cognomi, tipici cognomi milanesi, tranne un appartamento che è in alto al 4° piano, che è senza nessuna indicazione. È sicuramente quello. 4° piano. Ma se abbandonata andiamo a piedi? Beh, io l'ascensore non lo prendo. Non c'è ascensore. Vedi. Se è una casa vecchia a Milano di ringhiera, non c'è l'ascensore. Sì, a piedi. Siamo su. Mi dai una mano? Una mano per fare 4 piani a piedi? Pensa a Tanis, gli elfi, quella roba lì. Dai, andiamo. Va bene, non avete nessuna difficoltà. Posso dire, non avete nessuna difficoltà a raggiungere il 4° piano. La scala... Sarebbe una stretta. Pessima idea avere una locanda così in alto. Immaginatevi scalette, certo, diciamo, strette con il... Gradini tutti diversi, esatto, da l'altro. Esatto. Di pietra grigia consumata, arrivate, c'è la ringhiera e non vi è difficile notare qualcosa di strano dalla porta più distante a voi. Quindi ci sono 3 porte, okay? La terza di queste è l'unica che attira la vostra attenzione, anche perché è una strana luce intermittente sembra filtrare dalla porta. Ah, lo sapevo che dovevo prendere la corda. Come un neon impazzito. Hanno le luci di Natale ancora accese. Prova a spingere. Ah, vi avvicinate? Sì, io mi avvicino. Ultimo. Ok, tu, lui e poi tu l'ultimo. Ok, tu arrivi. La porta è chiusa. Non sai se ha chiave o meno. No, infatti provo proprio a vedere se è aperta. È aperta. Nel senso, clic, apri e appena apri uno spiraglio, questi flash di luce, lo vedete
illuminato a scatti, a intervalli abbastanza rapidi. Non guardare, di una luce chiarissima. Tutto nel silenzio vattato che vi ho descritto prima. Quindi adesso che ho urlato sta cosa? No, no, lo senti, sì, vi senti, riuscite a parlare, ma è come se parlassi così. Ok. Se volete fare l'effetto, okay, potete... Questa è una strana sensazione. Non guardare, che poi ti vengono le convulsioni! Poi ridiciamo per quelli che ci ascoltano. Ve l'avevo già detto. Io l'ho già vissuta questa cosa, però. Dove? Anch'io con l'amica, con la bambina. C'erano i flash? Ti ha sparato, no, flashato? Però sentivo esattamente come stiamo sentendo adesso, come se stessi parlando in un bicchiere. Io sento normale. Vabbè, se noi ci sentiamo poco, ci sentirà poco anche chi c'è dentro. Quindi entriamo facendo silenzio. Non ci sentiranno mai. Il silenzio dentro un bicchiere è come un silenzio fuori da un bicchiere. Cosa che scriverei nella neve in modo che rimanga in pericolo. A me sembra un po' una cavolata, però. Apro un po' di più la porta. Piano! Mm-hmm. Tenendo il coltello nell'altra mano. Pericoloso! Okay. La luce ti arriva anche diretta negli occhi. Quindi la anche quando scompare, la luce è talmente forte che ti lascia. Quindi fai fatica a vedere, diciamo, quello che c'è nella stanza. Metto un braccio avanti e avanzo guardando praticamente di lato. Ok. Andando un po' avanti con la mano per non sbattere contro nulla. Ok. Farei una prova di forse di forza. Con un dado in meno perché sono stanco. Mm-hmm. Esatto. Due successi. Fantastico. Ok. Riesci. Vediamo. Perché con forza 2 posso dare un successo a un altro. Ah, ok. È ancora lì, Davide. Quindi Daniele, darò un successo anche a. Ok. Daniele è ancora lì, è scomparso, è morto? Chi? Alex. Trovi il sistema di proteggere gli occhi, diciamo che avanzando a tentoni riesci a trovare il modo per resistere alla luce, abituare gli occhi e suggerisci come fare anche a Jacob. Ok? Tu? Io seguo lui così. Fammi una prova anche tu di force. Non c'ho vantaggio perché usa la tecnica. Esatto, usa la tecnica che ho visto usare a lui e con cui ha visto la bambina, che però qui non serve a un fallimento automatico. Esatto, appunto. Che è stato lì l'unico di lui che mi ha fatto usare. Quindi? Prova di? Forza. Forza? Sì, force. Okay. Quindi 4, 3, body. 7. Sì. Body moving. Il tuo corpo si deve reggere e deve abituarsi. Un cazzo. Niente? Niente. Ok. Tu entri alla cieca, non riesci a vedere, mentre voi riuscite a vedere qualcosa. Allora, stanzetta piccolissima, classico tinello di casa degli anni 50 mai ristrutturata. Ok? Mm-hmm. Pieno di soprammobili in questi mobili di legno che vengono a scatti illuminati e diventano bianchissimi. Ok, porta aperta. Mm-hmm. Oltre la porta il buio totale. E la luce viene da? Non lo sapete. Io provo a guardarmi intorno per provare a capire da dove arriva la luce per abbassarla. No, non c'è una fonte di luce. E da dove arriva questo? Dal buio? Da ovunque. Esatto. Se mi giro, io entro nella stanzetta, no? Sì. Che me la immagino tipo questa. Sì. Se entro e mi giro verso fuori, c'ho sempre le flash in faccia? Tu vieni illuminato, sì, tutta la stanza si illumina. Quindi devo sempre coprirmi? Sì, assolutamente. Anche se sto dando le spalle alla spalla? La luce, come avete visto, esce dalla porta, quindi sta illuminando probabilmente per diversi centinaia di metri. Quindi io di spalle così non la vedo che mi arriva da dietro e mi abbaglia, ma come se mi arrivasse anche da davanti. Come se tutta la stanza si illuminasse. Il pavimento anche? Sì.
Beh, io vado a recuperare. Beh, lui dai, è di certo. Sì, no, nel senso niente. Proprio lo tengo per il braccio perché. Io sono lì così. L'unica parte che sembra non illuminarsi è oltre la porta. Prendo uno di quei soprammobili. Sì. Ok, lo butti di là? Sì. Ok. Appena supera. Cioè, appena supera la soglia della porta, sparisce. Il portale di Dakisis! Cioè, se ci sono cinque teste sopra di drago. La luce è già abbastanza fastidiosa senza le tue puttanate. È un portale per l'abisso. Non ci sono portali. E se ci sono portali, c'è uno stregone da ammenare. Sì, però non ci sono specchi, quindi non so come facciamo. Ho un'idea. Ragazzi, andiamo avanti, io non vedo più niente. Ma se poi non può tornare dal portale? Andiamo tutti insieme. Da che parte devo andare? Tasseloff si è mai tirato indietro dalle sue... Esatto. Io commosso mi sei ricordato Tasseloff. Non puoi resistere a questa chiamata. Certo, e soprattutto sono sicuro che la cosa che ho tirato ci sarà utile. Quindi dobbiamo recuperarla. E comunque ogni grande avventura inizia sempre con qualcuno che entra in un portale. Improvvisamente ti accorgi di avere i capelli lunghi, ti fai una grande coda. Però non ho l'Upak, mi servirebbe un'arma, ho lasciato la gondola a casa. Ragazzi, io non vedo più niente. Ma è completamente andato, cioè, purtroppo l'effetto della luce... Io cerco se c'è qualche arma in giro che posso usare, un bastone di una scopa. No, c'è una cornucopia d'argento però. Sembra abbastanza pesante. Sì, sì. Io la prendo, sbatto in testa a qualcuno. Non la classica cornucopia d'argento. Cioè, non c'è un manico di una scopa, una sedia. C'è una sedia, sì, c'è una sedia. L'ho visto in un film. Lo Daniele, spacca la sedia. Non vedo la sedia. Non vedo niente. Io mi butto per terra e mi sposto. Se non vede niente, cosa rompe? Io alla cerca tiro una sedia. Per fortuna che i rumori sono ovattati, però senti tanta porcellana rompersi insieme alla sedia. L'importante è che non sia la nostra sedia. Testa. Sì. Prendo la gamba della sedia. Sei un idiota. Sei un coglione. Ma adesso siamo armati. È più uno al tiro per colpire. Più no, è meno uno all'attacco. Scusa. Aiuto. L'avventura ci aspetta. Muovi quel culo. Vabbè, prima ma lui. Intanto lui vedi che sta perdendo tempo. No, io ho preso una cosa della sedia e la cornucopia. Lui lo porto io perché non vede, niente. E allora io vengo dietro e sto pronto. Vabbè, mi metto Daniele davanti e entriamo nel portale. Grazie ragazzi. Quando io entrate nel portale, non entro. Voi vi allungate fisicamente e diventate come la proiezione di voi stessi, come proiettati su una bolla di vetro. Vedete i contorni di questa stanza. L'unica cosa che non è completamente deformata è un letto nel centro della stanza, su cui c'è un uomo sdraiato. Alle sue spalle c'è una specie di sfera nera che pulsa. Io dopo 2 secondi che sono entrati loro stringo la cornucopia. È tuo padre. Ma io non l'ho visto, non sono entrato. Come no? No, io ho detto che aspettavo fuori. Sì, io non ho capito un cazzo però ragazzi. Mi ascolti? Va bene, quindi tu aspetti. Io ho aspettato tipo 2 secondi dentro. C'è un uomo dentro, tu non sai che è tuo padre. No, dopo 2 secondi faccio Misha aiutami e entro nella porta. Sei entrato un po' dopo, la scena è la stessa, ti ritrovi di fianco a loro. Utilità di tutto questo perdere tempo zero, va bene. Tutto è distorto. Come salvo il corpo di tuo padre su un letto con dietro la sua testa questa strana sfera che sembra essere l'origine di tutta questa enorme distorsione. Papà, e corro verso il letto. Comunque il fatto l'ho aspettato fuori perché metti caso che voi due entravate facevate e esplodevate, io non entravo. Ok, appena vedo che parte lo prendo per la cappuccio della sua giacca. Io cerco di tirare dicendo papà mi senti? Non sappiamo che cosa succederà. Brignolo, papà, e cerco di spingere verso Allora ragazzi, vi chiederei di descrivermi cosa fate
per cercare di raggiungere il centro di questa strana distorsione spazio-temporale, considerando appunto che i vostri movimenti sono molto rallentati e comunque anche le vostre percezioni sono distorte. Sì, perché loro due non si vogliono muovere, io sto correndo mentre lui mi tiene. Ok. Sì, io sto quindi per adesso sono io l'unico che sta andando okay. dritto. Ok, quindi? Io sto cercando non di liberarmi da lui, ma preda al panico, sto correndo dritto con lui che mi tiene. Tu hai la sensazione di muoverti, ma è come se tu fossi diventato in due dimensioni e ti muovessi in realtà sulla superficie di una bolla. Lasciami mio padre! Quindi tu ti muovi, per te ti stai muovendo, c'è un buco ma rimani nero. Sempre nello stesso punto. Quelletta Kisis! Cagna dalle cinque teste! Completamente andato di testa, ovviamente, anche perché un povero vampiro delle medie si ritrova in una stanza. Ta-da! E continua a correre. Ok, allora fai però una prova di mind. Per, se vuoi raggiungerlo, devi trovare una strada per arrivarci che non è fisica. Investigate però. O comprehend? Allora, o calculate? Io direi, puoi... Se vuoi prenderla dal punto di vista tecnico, fai calculate. No, voglio fare dal punto di vista della concentrazione mentale, fai comprendere. Empatizzare. Empatizzare non ho capito, non me lo ricordo cos'è. Empatizzare è capire i sentimenti degli altri. Ah, capirli però, magari percepire emozioni. Differenza con Sharma, ok, quello. Uno. Un successo. Descrivi come fai, ma ci arrivi. Lui mi sta tenendo. Mm-hmm. Io però quando arrivo lì mi rendo conto perché nell'abisso, e tra l'altro questa è veramente nella cosa delle dragole, intanto io avrei potuto usare i due dadi, stavolta era l'unico momento. Lo ti ritiro per sfizio. Esatto. No, magari fai più successi. No, e aiuti qualcuno. Perché nell'abisso per muoverti tu devi pensare a dove devi andare, ma non ti puoi muovere fisicamente. Quindi per me, essendo l'abisso di Tachisis, io penso di essere di fianco al letto e... Poi non so, dimmi tu. Sì, vai. Penso di essere di fianco al letto, vedi la mia forma che si allunga e un istante dopo io sono di fianco al letto. Ok. Che sto scuotendo mio padre. La cosa particolare di dove sei, come essere al centro del ciclone, è che ricominci a sentire normalmente, il letto, tutto ti sembra assolutamente reale, come anche ti sembra assolutamente reale questa sfera opaca che vibra dietro la testa di tuo padre. Se adesso è tutto normale, se adesso è tutto normale, allora io allungo. Oddio, tutto normale. Attorno vedi loro. Sì, però io adesso non sono più in quello spazio strano. No, esatto. Quindi io faccio per allungare le mani su mio padre e poi però mi fermo, mm-hmm. perché non si sa mai, potrebbe essere una trappola, una maledizione, mm-hmm. e adesso con più tranquillo aspetto loro. Dico, pensate di essere qui? È l'abisso! Dove pensate voi vi potete spostare? Fate anche voi. Come ha fatto Thanis? Veramente. Aggiungendo non quello che era più puntato opportuno con un più uno. Superman 2. Siamo nella prigione. Il fatto che sia stanco in questo caso sì. Non cambia. Sì, cambia sì. Sempre. Mind comprehend. Mind investigate. Mind sentences. Qual era sì. Qual era mind bene? Comprehend. Benissimo. Oppure calculate. Alla grande. Con un più uno, un dado in più, eh. Alla grande lo stesso. Fatto. Devo okay. usare contact. Uso calculate perché con tech ho sì. un dado in più. Contact è avere un contatto, valido da qualche parte, esatto. Che ti può aiutare in qualche cosa. Ah, non è alzi la dormenta, no, entrare in contatto con una persona, conoscere qualcuno. Un successo. Yeah. Ok, arrivate tutte e tre. Avete visto? Pavimento in cotto, okay. Letto in ferro battuto, mezza piazza. Sì, sì. Ok. Vecchia coperta, sopra sdraiato un corpo, ha però barba lunga col colore normale, con la barba sfatta e sembra apparentemente addormentato. Questa potrebbe essere una trappola, una maledizione. Siamo nell'abisso. Che abisso? No, Dio, non ci siamo più adesso. Lì c'è l'abisso. Siamo passati per l'abisso. Io mi tocco anche il pacco e dico: ah, tutto a posto. A quale abisso, scusa? Cos'è quella cosa nera che siamo passati? È una non palla? So che cosa stia succedendo, ma sicuramente dobbiamo andarcene qua il prima possibile. Sì, ma ci portiamo dietro mio padre e spacchiamo la cosa nera, però non la toccherei, non lo so. Non l'ho mai vista sul mare dei mostri una cosa del genere. Potrebbe essere una sfera annientatrice, però è tutto diverso. Di cosa? Non lo so, non so cos'è. Vabbè, scusate, non basta prendere il corpo e portarcelo di là? Sei sicuro? Non lo so.
Perché non si è alzato da suo? Ho capito. E perché se io lo stavo tenendo lui si è spostato lo stesso? Perché era l'abisso, dove pensi ti sposti. Ma io non sono venuto con te, anche se ti stavo tenendo. Perché io mi sono pensato di spostarmi. Quindi non possiamo portarci dietro tuo padre a meno che lui non voglia. Già. Di là sicuramente no, ci sono non altre porte. Non ho capito porte, niente no, di quello che avete detto, chiusa. Non possiamo prendere il corpo e portarlo fuori? Siamo in una fuori. Stanza chiusa no. O un lato cioè, della stanza quella parte nera? No, no, siete in una stanza chiusa. Adesso non vediamo più porta. L'abisso, esatto. Ok. C'è una porta? Anzi, dov'è la porta? Ci sono due porte. Ci sono due porte e non c'è più la porta. Una è quella da cui siete entrati e l'altra è una porta laterale. Ma tu, forse Daniele ce la fa a portarlo così, però... Non ne sono sicuro. Beh, non esageriamo adesso. Non so se riesco a portarlo di peso, però in due sicuramente ce la possiamo fare. Mm-hmm. E visto che io sono la persona più intelligente della mia scuola, mm-hmm. Che però è una scuola di caproni, quindi userò il mio pride per avere un successo automatico. Basta, ma okay. Per cazzo. Va bene. Allora, la strana sfera sembra essere la rappresentazione perfetta in miniatura di un buco nero come viene disegnato nei testi di fisica e quindi non è probabilmente come sarebbe davvero l'aspetto di un buco nero . È come se fosse la rappresentazione di un modello matematico di un buco nero. Basta, questo è quello che sai, sì. E cos'altro vuoi sapere? Se disattivabile, c'è cioè qualcosa in giro. Allora, il modello matematico di un buco nero comparso per caso in un appartamento in via De Amicis, non sei sicuro se sia disattivabile o meno. Ma sono il più intelligente di tutti. Essendo tu il più intelligente di tutti, potresti collegare questo a quello che hai letto poche ore fa, su cui hai avuto modo intanto di pensare, e pensare che questa potrebbe essere una proiezione psichica. Ok, ma non inerente a quello che ho letto sui fogli stampati. Quello che hai letto nei fogli stampati, okay. Diceva che la strana macchina aveva a che fare con proiezioni psichiche. Ok? Io lo spiego bene meglio a loro, ma non l'ho capito bene neanche io. È come se rendesse reali delle immagini nascoste nel subconscio delle persone. Tuo padre faceva il fisico? Sì. Si sta immaginando un buco nero, del cazzo. E allora svegliamolo. Forse è il buco nero della zia. Ha detto cazzo. Hai detto zia, fai la pressione. Ha detto cazzo. Io rimango impietrito dalla tua idiozia. Ok, per una volta. Sì, probabilmente qui. Abbiamo ancora per giocare, ragazzi. Tutto quello che vogliamo. Venerdì. Poi, scusa, e quindi sì, ok, se magari siamo già a L42? No. Siamo passati per l'abisso e magari siamo a L42. Ma saremo in via di Stanfuglia, non mi ricordo com'era la via. Tuo padre... Vuoi dargli uno schiaffo a vedere se si sveglia? Daglielo tu. No, non forse posso. Serve un intenso dolore fisico. No, non credo. Guarda il mio coltello. No, lo scuotiamo un po'. Puoi provare. Ok, reagisce, nel senso che lo senti, innanzitutto ti rendi conto che è debolissimo, quindi lo scuoti un po' meno, reagisce nel senso che è un leggero mugugnio. Papà, sveglia, papà, stai immaginando un buco nero, stai creando l'abisso. Ok, piano piano... Non ti faccio tirare, diciamo. Piano piano cerchi di svegliarlo. Il risultato che ottieni però è quello di vederlo. Intanto lo vedi vivo. Sei sicuro che è lui. Ok. Non riesci a riportarlo in un vero stato di veglia perché sembra essere spossato, stanchissimo, completamente... esausto e infatti i pochi mugugni che emette sono mugugni di dolore. Ok, lo vedi molto, portare le provviste come sempre, non ci possiamo dimenticare le provviste dell'acqua. Le torce e le torce, l'ultima quanta torce. Datemi una mano, tu sei lo sportivo, no? Sai come si fa a far riprendere qualcuno che è stanco? Tiragli un calcio nelle palle, non mi sembra una buona idea.
Noi lo facciamo sempre per provare i sospensori. Ma non ce l'hai, gli fai male. Ah, è giusto. Allora io no, io no, mi... aspetta, ah, no, prego, ce l'ho, scusa. Ce l'ho. Se lui lo sta sognando, ho sentito che qualcuno mette delle cassette mentre dorme per convincersi delle cose che sente nelle cassette, tipo smettere di fumare. Io ce l'ho una cassetta, ma non ho il Walkman. No, ma noi possiamo parlare a tuo padre. Ah. Potremmo convincerlo a svegliarsi. Possiamo cantargli Heart of Steel. No. Stand and Fight. Sì. Live by your heart. Ma ci mancano gli strumenti. A meno che non gli cantate gli UM. Wake me up before you go. Ci mancano gli strumenti. Conosco io un metodo infallibile. Mi avvicino al corpo, lo prendo per il bavero. Signor Yaket, si svegli! Ok, tira per cercare di svegliarlo senza ucciderlo. Okay. O fagli molto male, diciamo. Potresti creare un super villain in questo momento. No. Ucciderlo no, ucciderlo no. Finalmente ho creato il mio esercito di draghi. Però sicuramente ottieni il suo aiuto e il suo aiuto. Con che cosa? Sì. Sì, il mio aiuto è trattenerlo mentre lo scuote per non farlo uccidere. Con che Ma cosa? Secondo me è qualcosa che ha a che fare con Heart. Mm-hmm. Ma a lui o a mio padre? Ah, tuo padre gli viene un attacco di lui. No, in realtà io mentre lo scuote lui, io provo a parlare a mio padre a voce alta di quello che ha detto lui, cercando di ricordargli. Quindi provate a tirare uno charm, sì. Ok. Con l'aiuto dei tuoi compagni, però. Ok, allora 4 devo tirare di charm. Aiutarlo? No, è un no, ti dai solo il dado. Un dado a testa per i compagni? Sì. 2 successi. Yes. Ok. Lo svegli. Niente super villain. Lo svegli lui per, e lo svegli talmente bene che lui per qualche secondo sembra completamente presente a se stesso. Si volta. Giacobbe, cosa ci fai qui? Un buco nero, papà, un buco questa nero, l'abisso! Nella mia testa! E dopodiché si riraccoglie e emette un forte urlo e sembra che questo oggetto in qualche modo imploda attorno a lui, dentro di lui, tanto che la stanza in pochi secondi torna completamente normale. Vedete l'interno di una camera da letto degli anni 50, mai ristrutturata. E attraverso la porta vediamo l'ingresso? Attraverso la porta vedete l'ingresso con il tavolo spaccato. L'altra porta con una finestrella, probabilmente è la porta di un bagno chiuso. E solo che tuo padre in questo momento ha di nuovo perso i sensi. Crom. Wow, l'hai scosso fuori dall'abisso. Se vuoi lo scuoto ancora. No, adesso no. Probabilmente provo a vedere se adesso è solo tipo svenuto per la stanchezza. È all'estremo delle forze, ha bisogno di aiuto. Sì. No, adesso forse va meglio, ma io intanto gli metto su un po' delle coperte che mi ero portato dietro da tutto il giorno. Ok. Beh, andiamo a vedere un frigorifero, non c'è un frigo con... Ma è possibile che nessuno ha trovato questo posto in... Da quanto è sparito mio padre? 2 settimane, quanto? Sì, 3-4 settimane. Sì, perché in un mese nessuno è arrivato qui, è venuto qui. Beh, certo, perché se nessuno esce di casa non c'è nessuno. Nessuno esce di casa, la casa è completamente disabitata. Nessuno sugli spalti. Nessuno sapeva cosa fosse. Nessuno in panchina. Nessuno allo stadio, nessuno bagarino. Sto cercando di drammatizzare. Va bene, in ogni caso, quindi tu vai in cucina. Sì, vado a vedere se c'è roba da mangiare, qualcosa. Okay, io sto con mio padre. Attaccato sul frigo trovi un... ci sono vari oggettini magnetici appesi, che per lo più sono souvenir... di posti italiani presi in giro e luoghi torre religiosi. Torre di Pisa e cazzi vari. Sì, la Torre di Pisa, Lourdes. Portami uno straccio bagnato. Meggiugorje, cose. Ho visto che si mette sulla testa, non serve a niente. Salvo una cosa particolare, perché dietro a uno di questi c'è un foglio di carta con un appunto. Che c'è scritto? Amico mio, scusami, l'ho preso io. Mi trovi da picchio. Firmato Tiziano.
Beh, io vado da loro e... E lo straccio? No, c'è un appunto. Sì, ma prima lo straccio. Io vado in cucina a cercare qualcosa un po' da fare. Guarda, sì, appunto, ami... La cucina è una cucinetta, è un mobile ami, cucina. Amico. Di fianco. Non so bagnare uno straccio per metterlo sulla fronte a papà. Amico. Io. Amico mio. Ma è in inglese? Sai l'inglese? No, in italiano. Ah. Neanche le elementari dovevano farti finire, altro che le medie, cazzo. Questo si impara in prima elementare. Ma quindi è in inglese. Ah, bravo così, giusto, è tutto giusto. Tiziano non è facile. Non è che puoi leggerlo tu. Caro amico, ti aspetto da picchio, firmato Tiziano. L'ho preso io. L'ha preso mi provi, lui. Non ti aspetto. L'ha preso! Io prendo lo straccio. Faccio come quando Goldmoon ha preso lo straccio e l'ha strizzato. Certo che l'hai letto bene quel libro. Chiaramente, ora, sei fantastico da ascoltare. No, comunque non voglio prendere però lo straccio e strizzarlo per fargli cadere gocce d'acqua in bocca per farlo bere lievemente, senza cosa, e poi gli metto anche lo straccio in fronte. Oh, un chierico, tutti guardano, davvero, sì, non se ne vede. E ovviamente la cosa più bella è che chi ha letto Drago è solo con la cornucopia d'argento, cioè i dischi d'argento di Mishakal. Oh, mamma mia. Per quello l'ho presa. Stiamo facendo due avventure parallele. Lui che è Roberto nella sua testa. Cioè, stiamo giocando un gioco di ruolo in cui uno dei personaggi è in un gioco di ruolo mentre gli altri. E tra l'altro, questa non è tanto diversa dalla mia vera adolescenza. Sì, quindi... Tra le altre cose. Tra l'altro, ha trovato suo padre con un buco nero dietro la testa quando era piccolo. Quindi... Ed è per questo che si è messo a leggere Dragon. Va bene. E? Ok, quindi lo bagni, sì. Un po' di. Un po' da bere. Un po' di un po' di un effetto positivo un po' ce l'ha, e nel senso che cosa facciamo ora? Però non prende i sensi, è stanchissimo, ovviamente. C'è un telefono. Non è meglio se cercate in giro delle stanze? No, sì, i telefoni funzionano e non funzionano, non è detto che funzionino. Cercate, c'è il classico telefonone in bachelite. Ci dai il nome di tuo, il tuo numero di casa? Il mio numero di casa? Beh sì, ai tempi lo sapevi a memoria. Io adesso non lo so, ai tempi lo sapevi sicuramente a memoria. Gli do il numero di casa. 02. Ok. Tu? 0 non sbatta. 02 9 9 8 7 0 9 8 6. Forse lo 02 non si faceva neanche. No, no, è vero, non si faceva lo 02 ai tempi. Quindi era solo per chi chiamava da fuori Milano. Da fuori Milano. Esatto, per chiamare altre città. Sì, suona. Tieni, parla con tua madre. Cosa deve dirgli? Parlaci tu. Non mi crede. Parlaci tu. Vai a pronto? Fai il finlandese. Pronto? Buoni! Fantozzi, è lei. Fantozzi, è lei. No. Patata. Nella conca. Va bene. Sappiamo dov'è suo marito. Ma chi è? Chi parla? Venga in via di Amicis. In via di Amicis. Non far venire io. Non far venire una donna poveraccia qui in via di Amicis. Chi è? Chi parla? Mandi suo figlio in ragazzi, via di Amicis. Ragazzi, sei uno scherzo. Abbiamo suo marito. Venga il prima possibile. Chiami la polizia. La polizia, mio figlio. Bravo, ma ottimo. Mi sono fatto prendere dal panico. Bene. Ok, la polizia. No, la polizia no. No. Ok, a questo punto sentite. Ehi, lì in alto! Chi c'è lì? Mi affaccio fuori. Il vecchio del cantiere, l'umarel, cioè. E fuori guardare la neve. Guarda, questa neve qui non cade mica giù. Mi tempi la... Quei tank lì che mandano da Roma non vanno bene. No, ragazzi, no. C'è un gruppo di tre tizi in tuta verde. Oddio. Col cappuccio. E una specie di bomber verde, guanti da neve, attrezzatissimi, occhiali da sci, okay, guarda in alto. Uè, lì, chi c'è? Cosa è che te sei da fare? Ah,
Non lo so. Buona questa catreca, ragazzi. Buona questa catreca. Andiamo. I balordi qua non so cosa vogliono nella nostra zona. Dai. No, la Ronda Padana, no. La Lega è stata fondata 6 mesi fa, ragazzi. È vero. Io inizio a intonare una preghiera a Chrome, perché è l'unico che ci può salvare. Io canto la bella lava al fosso. Vabbè, comunque sia, ragazzi, questi... Chi è che stava sbirciando dalla cucina attraverso... attraverso la ringhiera del appunto vede questi tre tizi che si allontanano verso di voi, quindi stanno andando a prendere le scale probabilmente dal cortile interno. Spranghiamo? Un assedio, sì. Con cosa spranghiamo? Beh, il portoncino della casa. Volete sprangarvi dentro? A meno che hai buttato giù il portone dell'edificio, no, tu non ce la facciamo portare via da qua, non si può muovere adesso. Sì, ma sono in 4. 3. Quello che è. E quindi cosa facciamo? Scappiamo e lasciamo. Aspetta, qui il papà ho un'idea. Di Jacko. Io inizio a trafficare in cucina cercando di ricreare il famoso incantesimo di Fitzman, il più famoso incantesimo di Fitzman, cercando dov'è il gas. Per fare la palla di fuoco. Oh mamma mia. Ci vuole ammazzare tutti questo psicopatico. Sì. Compreso suo padre. Ho capito. Trovi... C'è una bombola. Sì, sì. La porto all'ingresso della casetta. Aspetta, fai scoppiare la bombola del gas. Moriamo tutti. Beh, io c'ho Tinker, non posso farla a lanciafiamme. Ok. Stai cercando di creare un lanciafiamme con la bombola del gas, sì, di una vecchia cucina anni 50. Questo si può fare. Tio. Per incenerire una Ronda Padana. Questo è. Sì, esatto. Va bene. Vabbè, in Tales from the Loop from Milano. No, per minacciarli. From Milano può succedere anche questo. Per minacciarli. Per minacciarli, sì, sì. Non voglio dare fuoco. Certo, forse. Quindi ti faccio Tinker? Sì. Comunque Francesco dice che dovevamo rispondere, non compriamo niente, così ci riconoscevano come locali e andavano via. Mi date una mano? Grande Francesco, grazie. Sto cercando di fare la fiamma di Chrome. Ma Chrome non ascolta, come ci fanno notare le voci nella testa. E allora va al diavolo! Alla malora. Alla malora. Puoi anche mandarla alla malora, tanto a Chrome non... Mi date una mano tipo a spostare la bombola, sì, sì, i certo. tubi... Tu sei proprio sicuro, vero, che vuoi fare quello che stai cercando di fare? Sì, sì, l'ho già... No, perché col gas l'ho capito anch'io. Che l'ho già fatta con i botti a Capodanno, in realtà. Non è la stessa cosa. Cioè, è simile, avete, è simile. Non avete molto tempo per parlarne. Vai. Le scale ci vorranno un paio di minuti a salirle. Un successo. Ok. Non c'ho niente in cui posso aiutarmi, perché questo l'ho usato, questo l'ho usato. Descrivi, quindi... Ok. Prendo un tubo. C'è il classico accendino da cucina, no? Esatto, quello lì. Io prendo, ti faccio staccare a lui il tubo del gas, sì, che è un po' morbido, no? Sì, lo riduce un po' in modo che non scoppi tutto. Esatto. E gli faccio, adesso io Roberto non ci capisco assolutamente un cazzo, sicuramente il bambino ne capisce più va di bene. Me, però voglio fare un po' di buco o qualcosa per fare un po' di sfogo in modo che non mi esploda in mano. Va bene, la cosa del gas è abbastanza pesante, quindi te la dovrà tenere uno di loro. Quando arrivano e vedete che la situazione si fa brutta, io sto dietro, sì. Quando si fa brutta, tu ti butti di lato, tu giri la valvola e io accendo. Secondo me stiamo facendo una enorme cazzata. Io accendo che... Fidatevi! Alex, di tu a mia mamma come... Anche a Barbara. Che l'ho sempre amato. Va ricordati, bene. Questo implica che io sopravviva. Ricordati, Wheels of Fire. Ah. Quanto mai glieli ho fatti conoscere. Va bene, ragazzi. Ho un'alta conoscenza dei Dragon Lens e dei Manowar. Seriamente, seriamente. Quindi posso fare una bomba. Sentite nel silenzio assoluto, mentre la neve cade e ha già parzialmente coperto le tracce, le vostre tracce. Di pochi minuti fa, dei passi avvicinarsi, un energumeno grosso, rasato, perfettamente rasato, ma di cui non vedete molto del volto perché è coperto da un cappuccio, il cappuccio di questo giubbotto piumino, con gli occhiali da sci, e effettivamente una spranga in mano,
arriva e fa: beh, ladruncoli da queste parti non ne vogliamo, eh? Chi siete? Ma che ladruncoli? Faccio l'accento più milanese che mi viene. È casa di suo padre. Che sta male, tra l'altro. Siete stati voi a fargli male? Sta arrivando la polizia. No, no, io lo so, sono stati gli zingari. Sempre gli zingari. O i teroni. Charm. Sempre gli zingari. Ho visto quei segni sul citofono. Quelli che fanno gli zingari. Posso aiutarlo? Quello che fanno i terroni. Cosa gli è successo questo qua? Grande. Un successo. Uè, ragazzi, casa del tuo papà, si è fatto male. Oh, diamogli una mano, no? No, ma cos'è che fai con quella roba lì? Mettila giù, che ci possiamo far male. Ma perché ci sono gli zingari. Ho capito, ma... è meglio uno zingaro bruciato che uno zingaro vivo. Vuoi il nostro aiuto? No, mettilo giù. Quella roba lì si esplode, fa male, eh. Appoggio per terra. Oh, diamogli una mano. Cos'è successo qui? Raccontami un po'. Si è sentito male. Siamo venuti a trovarlo perché non rispondeva. E adesso sta arrivando mia mamma con la polizia perché... Ah, questo è il professore. Professore, è affittato qui. Sì. Ah, l'abbiamo visto dare venire un po' di volte. Cos'è successo? Un po' che non si vedeva. Ha spaccato tutta casa, guarda qua, tutta le porcellane tutte rotte. È svenuto sulle porcellane. E te sei figlio del professore? Ci assomigli un po', eh. Ah. Bravo, professore, eh. Sì, è bravissimo, sì. Papà. Ma cosa è successo? Sta male, sta arrivando l'ambulanza, però con la neve è un casino. Ma perché non vivete qua voi, scusa? Perché abbiamo casa. Beh, qua è lo studio di tiro, quello un po' così, no? Ah, si è fatta la ciuloteca qui. Sì. La ciuloteca! Fai flessioni che hai detto ciuloteca. Come fai a saperlo? Si perde la faccia. A noi non sfugge niente, eh. A noi le sappiamo. Dai, è un po' che giriamo qua attorno, Cioè, non l'avete visto? È così da qualche giorno. No, poi è chiuso tutto. E c'erano le luci. Ma che luci? Non si vedeva nessuna luce. Però voglio capire se sta mentendo o sta cercando di fare qualche trucchetto. No. Empathize, per farti usare Empathize. È per vederci fallire un altro tiro. Ah, okay. Usa anche libri, eh. Non ti dimenticare di quella volta che Ransley l'ha capito senso. Tutto. Ransley capiva sempre tutto. Ma non ne ho bisogno. Okay. Senza usare i libri. No, allora... La parte che dà verso la strada non faceva luce, quindi o uno entrava nel cortile e poteva magari vedere la luce che passava da... Se no probabilmente non si è accorto niente. E adesso stiamo aspettando l'ambulanza. L'ambulanza? Ma quando mai, ragazzo? Qui l'ambulanza mica passa, ce la dobbiamo portare noi al pronto soccorso. E ce la facciamo? È molto più facile se lo vuoi portare, ma sta male. Sì. Allora dobbiamo portarlo, sì. Ragazzi, portiamo, facciamo la barella, facciamo sulla barella, siamo pronti, siamo attrezzati. Cosa può andare storto? Io sono allibito. Quindi i draconici possono essere anche buoni ogni tanto. No. Come parla sto qua, si capisce niente. Ma è lo show. Ah, ma anche il professore non si capiva niente quando parlava, fortissimo. Io non capisco niente neanche quando leggo. Sei in buona compagnia. facciamo sulla barella o no? Usiamo il materasso del letto. Dai, su. Può servirvi una fiammosina. Ma che materasso? Facciamo su la barella d'emergenza. Quella l'abbiamo presa in... Sappiamo noi, non ti preoccupare. Allora, sanno loro. Sanno loro. Montano un barellino d'emergenza stile soccorso alpino. Io sto sempre vicino alla torcia a gas in caso facessero qualcosa di strano. Vuoi andare con tuo papà? Stile soccorso alpino. Beh, sì. La montano su e in due cominciano a tirarlo su. A che pronto soccorso lo portate? Dobbiamo portarlo verso fuori. Lo porteremo a, non so, una clinica che ci sarà da quelle parti. Una clinica da quelle parti. Cazzo te le frega. Per avvisare la mamma. Non so neanche. Non vuoi avvisare la mamma? Sì, devi avvisare la mamma. Prendi il telefono. Dai, chiamala. Chiama la mamma, su. Poi a fare il resto delle formalità ci pensiamo noi del perché eravate in giro. Però non è ancora il coprifuoco. Se no era guai.
Pronto. Mamma! Ma cosa? Ma dove? Ma dove abbiamo sei? Abbiamo trovato papà! Cosa? Ma cosa stai dicendo? Sai la cosa che dicevi della zia? La cosa della zia? Sì, è l'appartamento, quello che non via sapevi dove era, la via Amici. Ci sono qua delle brave persone, tutte vestite di verde, che ci stanno... ci stanno dando una mano per portarlo al policlinico qua vicino, che si chiama qua vicino il policlinico. Esatto, fate bene qua vicino. Al fate bene qua vicino. Ragazzo, passami un attimo. Ah, ok. Senta, signora, qua suo marito è vivo, sta bene. Credo sia il professor Riacchetti, no? Suo marito, sì. No, stia calma, adesso lo portiamo qua vicino, al qua vicino. Al San qua vicino. Al San qua vicino. È tutto sicuro, mamma, siamo armati. No, ragazzi, stanno bene. Sì, li porto con me. Ma... non si preoccupi. Si preoccupi. Gli ci vediamo che è lì. La ciuloteca. Ci vediamo lì, però. No, non glielo dire, non glielo dire. Si ricordi di chiamare prima in polizia, che se per caso fa tardi col coprifuoco poi non la fan passare, capito? Va bene, avvisi. Sì, le do il numero, gli dà un numero di telefono. Poi mette giù. Bene, ragazzi, andiamo, dai, su. Oh, grazie, no, grazie mille. Mi ringrazierai quando saremo arrivati al San quello lì. Okay. Al San qua vicino. Al San qua vicino. Ok. Questa strana combricola. Io tre penso, ragazzini. Io penso di portarmi tre energumeni vestiti di verde. Mi fermo. E una barella con suo tuo padre coperto dalle coperte. Che gli vedi che sono servite a qualcosa. Che sono servite. E, tutto quello che si porta in un'avventura prima o poi serve, come le pozioni dei livelli bassi. Prima o poi. Avanzate nella neve. È molto molto complicato. Questi uomini sembrano abbastanza allenati e attrezzati. E mentre loro camminano, voi siete dietro. Insomma, non badano più di tanto a voi perché sono molto indaffarati nel portarsi un corpo, Daniele, Alex, su 2 metri di neve attraverso le strade. A me sembra che nevate di Milano. Posto, e queste mi sembrano brave persone. Dai, io faccio un problema. Io gli affiderei un governo fra 40 anni. Oh, mi sembrano quelli che possono mangiare la mattina pane e Nutella. Cioè, se sembrano proprio gente semplice del popolo come me. Sì. Va bene, dai, dai. Dai, se no diventa una roba politica. No, andiamo. Non mangerebbero mai i tortellini col sugo. Dai. Non mi fate parlare. Vabbè, il padre è tuo, se glielo vuoi lasciare. No, perché io vorrei andare a vedere il picchio. Picchio. Il picchio Tiziano. E poi in caso dobbiamo ancora vedere il livello 42. Ma chi cazzo è picchio? Mio padre non ha mai parlato di qualcuno che si chiamasse dei suoi amici tipo Ercoperta, Ercipolla, Erpicchio. Allora. E Pico Bauscia poi, no? No. Ecco. Mio padre aveva qualche collega con cui era molto stretto. E si era. No. Non era stato assunto da pochi mesi. Dove andare a cercare? Secondo me dobbiamo andare al 42. E se andiamo comunque sia in ospedale, poi ci blocca la polizia. Questo e gli avventurieri non possono essere bloccati dalle forze dell'ordine. Perché poi è lì che i cattivi possono agire. Supereroi contro la municipale. La butto lì. È una canzone che secondo me avrà un gran successo. Però, poi, E quindi? Non andiamo al parco? Che dite? Oh, io una corsetta al parco la faccio volentieri. Corsetta adesso. Il fatto è che quando torni a tempo che andare magari ci arriviamo, però al ritorno siamo sicuramente fuori coprifuoco. Ma anche andare io non la vedo bene. Ci siamo persi nella neve, se qualcuno ci ferma siamo giovani. Ah, e quindi scusa, vabbè, mica ci sparano per strada se ci vedono per strada. Al massimo ci portano a casa tua o a casa mia o a casa sua o a ognuno per i fatti suoi. Beh, assicuriamoci di arrivare al San vicino e poi magari vediamo. Ok. Ma dopo non ci fanno più uscire se entriamo nell'ospedale. Ma è un po' sospetto. Arrivate in una... facciamo un pezzo di strada con certo loro punto. E poi a metà strada scompariamo. Ci siamo persi. Allora, più o meno dopo una mezz'oretta camminate nella neve,
arrivate in una zona in cui la neve è stata battuta di fresco. Vedete una piazza, e nel centro della piazza ci sono tre carri armati e muniti di vanghe. Come si chiamano quelle? Spalaneve. Ok, sì, non so proprio l'oggetto, quello delle ruspe, come si chiami, non lo so. Chi se ne frega? Ruspa, hai detto, si esercitano tantissimi tipi. Non ancora. Non è ancora il momento, non c'erano ancora. Ma è una mia alternativa. Esatto. Anch'io una, grazie. Grazie. No, tu devi parlare, non puoi. Allora, e quindi l'area è molto più percorribile. È presidiata anche da militari, e con cui parlottano velocemente anche questi della Ronda Verde, e dopo pochi minuti raggiungete un ospedale. E effettivamente ha diversa gente che va e che viene. Appena prima di raggiungere l'ospedale io guardo verso di Alex se vuole fare qualcosa. Se vogliamo andare è l'unico momento che abbiamo per farlo. Ovviamente il capo della ronda cerca di tranquillizzarvi durante il percorso, dice vedrà che quando arriviamo. Io quando siamo vicino all'ospedale verso Alex, se lui fa un cenno ce ne andiamo. Vabbè. Spariamo nella neve. Io faccio cenno e spariamo nella neve. Spariamo nella neve. Perfetto. Allora dovete fare una prova. Il più bravo di voi fa una prova di sneak e somma l'aiuto degli altri. Io sneak posso fare 5 dadi. Io sneak posso fare 5 dadi perché ho uno di esausto che mi tira. Io 2. Quindi è uguale, ma stasera più culo Gianni, quindi lo farà Gianni. Va bene, quindi sneak. Mentre gli dico destra, sinistra. Sneakco. Un cazzo. C'è giunto il mio aiuto? Ah no. Il mio? Ah no. Niente. Un cazzo. Vuoi lucky? Pushare? Faccio lucky. Un cazzo lo stesso. Veramente? Giuro. Posso pushare? Per fare il triplo di successo? E quindi si può pushare. Sfidare apertamente uno schiaffo Daniele. Ok, allora faccio upset. Sono scioccato da me stesso perché sto continuamente sbagliando tutte le mosse fisiche e quindi mi ritrovo sempre in mezzo ai militari e mi ritrovo sempre in mezzo alla merda. No, che altro? Hai una gran paura di venire beccato dalle autorità di star facendo qualcosa che poi farà incazzare tuo padre. Sì, e questo ti rende molto. Esatto. E questo ti rende molto molto depresso. Un successo. Capitano, al terzo ritiro. Quanti dadi hai tirato? 7x3, 21. 21 dadi, un successo. Va bene. Si riesce sempre in questo gioco, le parole d'inizio di Giovanni. È difficilissimo sbagliare. Aveva sottovalutato la nostra potenza. Esatto. Va bene. Allora. Siete nella neve. Stiamo andando per qualche centinaio di metri sarà tutto facile, dopodiché superati i controlli, al contrario, ma non dovrebbero esserci problemi, salvo che uno dei militari vi cerca di essere rassicurato da voi sul fatto che stiate tornando a casa velocissimamente, perché sta arrivando il coprifuoco. Certo. Si fa dire chi siete, dove state andando e dopodiché... Gli diamo nomi falsi e luoghi falsi. Io dico che a vostro piacimento. Io dico che sono Flint e tal. Beh, più di tanto non potete mentire, perché all'andata gli hanno raccontato una storia, quindi... Ma io non gli ho detto il mio nome. Va bene. Sono Flint Fireforge, il figlio del... Professor Iacchetti. Certo, Fireforge Iacchetti. Cioè... Va bene. Sti ragazzi qua... Si è vista subito la differenza tra, va bene, tra un gruppo di teenager americani invogliati a risolvere un mistero e un gruppo di dementi. Siamo va bene. Ragazzini degli anni 80, siamo cresciuti col peggio della cultura possibile. È giusto così.
E poi da che parte andate? Il Sempione, dove c'è, sì, dove c'è la fondazione. Sì, sì. In mezzo al parco proprio. Ok. Ritornate più o meno nella zona in cui già eravate, facendo la strada che avete fatto al ritorno. La via De Amicis saranno circa 800 metri, un chilometro, attraversando, cioè percorrendo Carducci. E poi arrivate in vista delle mura, mm-hmm, perché siete in Piazza Cadorna. Sì. Strade completamente vuote. Quando cominciate ad arrivare nei pressi di Piazza Cadorna, vedete le luci molto forti proiettate da dei grandi, come si chiamano? Riflettori. Riflettori stile Lupin Terzo, stile sigla di Lupin Terzo. Dalle mura del, perennemente accesi, dalle mura del castello verso le strade circostanti e la piazza. Una specie di strano carro armato che sembra avere montate delle braccia meccaniche e anche lui dotato di tecnologia Magnetrin presidia la piazza e lo vedete chiaramente illuminato ovviamente a giorno dai riflettori. Ok, possiamo tornare indietro. Aspetta, magari se facciamo quella cosa che ci concentriamo e passiamo oltre funziona. Ma non siamo nell'abisso. Concentro fortissimo sperando che funzioni. Non credo funzioni, ma è un ottimo tentativo. Non sembra la proiezione psichica. Io invece che sono un appassionato di tecnologia e sicuramente avrò studiato, non studiato, ma letto di queste nuove invenzioni tutte fighe sulle riviste magari ci sono state, si autocontrolla, c'è una persona dentro, è controllato da remoto? No, c'è una persona dentro sicuramente. Ok. Quindi non ha un pannello di controllo esterno probabilmente. No, è una persona, quindi può essere non distratta. È ancora wireless, diciamo la tecnologia wireless ancora no, o è un esoscheletro alla fine. Esatto. O ingannata. Mm-hmm. Quindi questo è il difetto. Corpo di macchina, cervello umano, si può ingannare. Burattino. Come Chiara le ha ingannati tutti facendogli credere di essere ancora della compagnia. Noi passiamo fuori dalla sua vista e lo giriamo. Sì, però la mia domanda è da dove scendiamo? Ci vorrebbe tipo uno di sé, quei parcheggi su più piani. Magari da lì riusciamo a scendere o qualcosa. Entriamo nella metropolitana. Scusate. Castello Sforzesco, mura del castello, castello, dietro al castello c'è una grande torre di raffreddamento. Tutta la zona del parco è probabilmente il circuito. Appunto, se scendiamo nella metropolitana di Cadorna, da lì ci sarà un qualche... La metropolitana di Cadorna è agibile o l'hanno chiusa perché adesso c'è... È chiusa però. Devi raggiungere la piazza, è chiusa di sicuro... Ma è chiusa di sicuro per la neve perché o è chiusa di sicuro perché questa zona... Le metropolitane le hanno chiuse. Di questa zona. Ma per la neve o perché è privata? Per la neve. Ah, e allora probabilmente non c'è nulla che collega. C'è no, sempre qualche vecchio Cadorna, tunnel. Qualche tunnel, c'è. Ah. Vabbè, poi vuoi che la fondazione per i suoi dipendenti non abbia fatto aprire Oddio. Un accesso diretto. È anche vero che esiste un vecchio tunnel che collega Santa Maria delle Grazie al Castello Sforzesco. Però non l'hanno ancora scavato tutto nell'85. Ma nell'85 alternativo potrebbe tutto essere. Però questa per saperla devi farmi almeno una prova di conoscenza. Te la faccio storica. Perché però è un passaggio segreto, non c'è un vantaggio. È un passaggio segreto, figurati. Certo, assolutamente. I libri. Che nei libri Tassero cercava i passaggi segreti, quindi io so dove sono i passaggi segreti. A Milano. Cosa a vuoi Milano. Dirgli di no, dai. No, non è per usare stanza. I libri, era per dirti. Tanto riesce a fallirlo lo stesso. Che sono e se un nerd si interessa dei passaggi segreti, quelli veri. Certo. Eh sì, quindi è una cosa tipo tra il Vaticano. Io ho decine di libri sui passaggi cosa segreti. Cosa faccio? Mind con Investigate? Con Comprehend. Vai, Roberto. I libri dei vecchi. Yeah, due, grande. 20 libri. 3. Ok.
Santa Maria delle Grazie non è lontanissima da dove siete voi, effettivamente. E hanno di recente, si parla che ci sia questo però passaggio segreto. Però dovreste entrare in una chiesa, trovare il passaggio segreto. Però io forse so dov'è, eh? In Santa Maria delle Grazie, perché ci stavano facendo degli scavi. Con due successi, secondo me, tu hai fatto pure le planimetrie per un pomeriggio che non sapevi cosa fare. Stai andando per il culo? No. Io so dov'è, perché c'erano stati degli scavi, sono andato a vederlo con i vecchietti che tengono le mani dietro la schiena. E allora andiamo da lì. Se porta lì, so che porta al castello. E beh, e dal castello poi entreremo di sotto. E potrebbero esserci delle trappole. Passaggi segreti hanno sempre delle trappole. Però Conan non ha paura delle trappole. No, Conan prende a pugni le trappole. Allora, ripassando, siccome un macchinario che tu hai visto a casa tua è stato sottratto dalla base, voi state andando lì perché non abbiamo idea di chi sia Picchio. E lui non vuole chiedere a nessuno chi sia Picchio. Okay. Non saprei chi chiede. Escludendo le giustamente. La tua madre, la tua mamma, tuo fratello. No? Ma non c'è passato neanche per l'anticamera del cervello. Figurati se mi ha dato il mio fratello, sanno qualcosa degli affari di mio padre. Non sapevano che c'era l'amante. Ma magari non c'ha l'amante. Per me ce l'ha. È Picchio. No, ma chi è Tiziano soprattutto? Chi è Tiziano? Ma lo sapranno, avranno sentito magari il nome. Ci sa andare un cognome, un indirizzo. Beh, se vuoi posso provare a chiamarlo. Io vi faccio entrare nella base. Mentre siamo davanti a Santa Maria delle Grazie. Abbiamo tutto possiamo il tempo. Chiedere. Possiamo chiedere. Chiedo io? No, chiedo io. Sì, chiedi tu. C'è la tessera telefonica? La foto dei telefoni? Hai bisogno del gettone. Non ci sono ancora le tessere, le schede. No, 85 no. Gettone. Gettone. Gettonaccio blu. Allora sei un gettone, visto che sono un Il problema è trovare una cabina che non sia circondata di neve. Oppure liberare In realtà io non ho un gettone, ma ho due tappi della Coca-Cola. E quindi li unisco per fare il gettone. Va bene, hai un gettone. Sì. Per i videogiochi serviva. I videogiochi erano più facili da. Non c'era. No, se cerchiamo una cosa, la troviamo, loro sparano un po' di neve. Io provo a chiamare. Loro sparano un po' di neve. Noi spariamo un po' di neve. Infatti, ho detto loro. Noi, 1, 2, 3. Io devo fare il gettone. Ci metti un nanosecondo a fare il gettone. Va bene. Spalo un po' di neve. Allora, ci mettete un bel po'. Perché dovete trovare una cabina, liberarla, creare un gettone e infilare dentro. Sono le 6 meno 20 a questo punto. Di nuovo, drin, 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 drin. Questa volta risponde Francesco. Pronto? Tra. Oh, è brutto cretino, dove cavolo sei? Ma lo so, la mamma è andata lì in ospedale. Chi è Picchio? Picchio, ma che Tiziano? Tiziano? Ah, c'è qualcuno? So che ti sembrerà una delle mie solite cazzate e tu non mi credi mai, ma per una volta lo giuro sul Super Famicom che che papà ha fatto qualcosa di strano con l'Olivetti. C'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di losco, di qualcosa tipo quelle schifo di film poco realistici James Bond che guardi tu. E abbiamo un problema, dobbiamo sapere chi è Picchio e Tiziano perché hanno qualcosa, altrimenti potrebbero tornare da papà e rifargli quello che gli hanno fatto. Senti, io Picchio non ho la minima idea di chi sia. Tiziano è l'amico del papà, si vedeva il giovedì sera. No, quello era Franco e non si sentono più da mesi. No. Ti sbagli te. No. Era Tiziano... È un tipo che suonava la chitarra. Dove? Boh. Io guardo loro come dire. Guarda, secondo me. Neanche io so chi sia. Secondo me lo trovi ancora lì, nella sala prove. Dove? Io che ne so. A Gradosoglio? No, è lì in zona Porta Romana. Non sarà proprio in Porta Romana. Figa, da Cairoli a Porta Romana, a mortacci.
Tagadorna. Stiamo arrivando a casa, digli a mamma di non preoccuparsi. A casa è ancora più lontano. Sì, sì, ma di fatto non andiamo a casa. No, la mamma non lo so quando ritorna, è andata in ospedale. Comunque, aspetta un attimo. Lascia giù il telefono. Fa qualche passo. Dopo tipo qualche minuto torna. Fa, sì, sì, guarda, secondo me è proprio lui. Ho qui un biglietto scritto di recente. Che dice? Dice, ci troviamo nella scazza di Sala Prove in Porta Romana, firmato Tiziano. Ok, non te l'ho mai detto, ma in realtà penso che cade la linea perché è finito il gettone. Esatto. Vabbè. Deve essere il primo complimento tra fratelli. È finito così. Ok, comunque ti ha passato questo indirizzo. Odio la tua famiglia. In via Muratori. In uno scantinato di via Muratori, effettivamente c'è una grande sala prove, la più attrezzata della zona. Io non so assolutamente niente perché. A questo punto, però, scatta il coprifuoco. Sicuramente. Mentre vi muovete. E rimaniamo a dormire qui dentro la cabina del telefono? Beh, no, torniamo a casa. Beh, stiamo comunque infrangendo il coprifuoco, anche se torniamo a casa. Non saremo mai a casa per le 6. Beh, tanto vale che andiamo fino in fondo. Non sono un po' più permissivi se stai tornando a casa ed è scattato il coprifuoco. Aspetta che stai andando in giro a casa. Noi stiamo dicendo che stiamo dove sei partito, sai, potresti sempre stare tornando a casa se sei partito da Baggio. Secondo me, come fanno tutti gli eroi, dobbiamo finire quello che abbiamo cominciato, perché se Goldmoon e Riverwind non fossero andati fino alla fine, non sarebbe mai non avrebbero mai trovato i dischi di Mishakal e il bastone di cristallo azzurro sarebbe finito in mano all'esercito del male. Ok, ho smesso di impressione come mi vengono in mente questi ricordi, a meno che l'ho letto 15 anni fa. Ho smesso di ascoltarti a Goldmoon. Sei davvero impressionato. Io sono I'm impressed. Anch'io, I'm really impressed. Sono veramente anch'io sconvolto dalla tua memoria. Sulle cazzate. No, su una cosa Margaret, che, su una cosa che ti voglio bene, ti è piaciuta. Se non ti fosse perché piaciuta, non ho fatto quello di Belgarat. Vabbè, no? Tracy. Ok, allora ci ho detto. Io ormai sono uno zombie fisicamente aiutante che va. Scusa, dov'era? Adesso io Milano non la conosco, io Robè. Ma da dove siamo? Sì. È infattibile, è troppo allungare andare 3,5 km. Andare a Vialecco e no, poi andare a Vialecco. No, sei impazzito. Perché scusa, voi per recuperare le cose dovete andare dalle vostre ancore. Per recuperare gli stress che ci avete. Sì, uh-huh. Voi avete un'ancora in comune, mi sembra di capire. No, io il nonno. Ah, il nonno. Se qualcuno di voi è per strada, possiamo passarci almeno fuori dal gioco, recuperare quelli. Sì, certo. Io stavo dicendo. Ma devi passarci, passare del tempo e stare lì. Sì. Non è che entri. Ciao nonno! Recuperato! No! Immaginavo che entrassi e lui ti avrebbe detto la frase quella la Miyagi. No, perché se sei ferito non è che ti dice... Bella zio, e non sei più ferito. Quindi andate alla sala prove? Andiamo, vai. Quanto tempo fa dovevamo andarci secondo le tue previsioni? Tipo 3 ore fa? No, io non ho previsioni. Ha smesso di fare previsioni dopo la prima puntata di Scintiara che ci ha fatto. Esatto. No, non avevo previsioni. Ah, quella dove ho usato tutto il mana all'inizio dell'avventura. Sì, è proprio quella. Per guarire un tizio. Che poi si è scoperto essere l'unico che dovevi guarire. Allora, detto questo... Che gli hai detto che vedo qualcosa di oscuro in te. Quindi, ragazzi, l'unica cosa che vi chiedo è ricalarci un attimo nel clima. La neve continua a cadere, cade nera nella notte. I pochi lampioni sono accesi e quindi per lunghi tratti camminate al freddo, sotto la neve e con poca luce. Questo vi rallenta ulteriormente, ok? E ormai il coprifuoco è andato. Okay. Detto questo, le strade sono veramente deserte perché tutti rispettano il coprifuoco. Nessuno ha voglia di uscire già di casa di suo e... tantomeno quando comunque si rischia multe salate se non una notte in guardina. E quindi arrivate verso le 8 di sera e cominciate ad avere un certo languorino. Anche perché quest'ora sarà chiusa la sala prove. Ok. Alla famosa sala prove. Le sale prove di solito di notte stanno aperte, ma fatto sta che questo è un luogo effettivamente molto particolare che trovate aperto. Come fanno col coprifuoco? Mm?
Trovate. Finché stai dentro. Loro stanno dentro. È una un intero, diciamo, le cantine di questo vecchio palazzo sono state tutte prese, abbattute, è stata creata una grande zona, divisa in stanze stile box, e nel centro c'è una sola scrivania in questa grande area sotterranea che raggiungete dopo aver suonato il citofono senza che vi aprono, in questo caso non dovete spaccare nessun portone. E secondo me non ce la fai. E notate, tra l'altro, diversi bivacchi in questo grande ambiente sotterraneo. Sono un po' come rifugio, quindi. Esatto. In varie sale sono occupate, sentite suonare del gran casino, sostanzialmente, perché in sala prove si fa mica musica, come voi sapete benissimo. Uscire del gran casino e chitarre arrabbiatissime, e nel centro c'è un omino che dimostra circa 60 anni, coi capelli biondi, un po' lunghi, probabilmente un rocchettaro degli anni 70, avanzato dagli anni 70, ha dei jeans attillatissimi, è piccolino, nel senso che non è di una statura piccola, esile, barbetta, capelli lunghi, un po' unti, e si fa verso di voi. Ragazzi, cosa volete? Parla così. Anche lui. Tiziano? No, Picchio. Picchio! Carissimo! Ci hanno parlato un sacco di Picchio. L'impressione che mi fa non è di una persona simpatica. Immaginavo. Ha delle profonde occhiaie, particolarmente pallido. Io non vi conosco, che volete? Le sale sono al completo. No, stiamo cercando un amico di suo padre, dato che non possiamo stare in giro, ci ha detto di venire qua e ne eravamo qua vicino, non possiamo tornare a casa per il coprifuoco, quindi siamo qua. Non mi dite cazzate, chi state cercando? Tiziano. Voi siete amici di Tiziano? No, sì, siamo amici del papà. Io sono il figlio di un amico di Tiziano. Allora, sentite me, se trovate Tiziano, ditegli che mi deve un sacco di soldi e che se lo vedo gli faccio un culo così. Non è meglio non dirglielo. È meglio non dirglielo. Sì, è meglio non dirglielo. Però voi mi sembrate tipi svegli. Tiziano non deve permettersi di più di prendere la roba e non pagarla. È chiaro. Cosa ha preso? Perché anche a mio papà ha preso una cosa. Ma chi è tuo papà? Mio papà è il professor... si chiama? Giacchetti. Ma chi è quel tizio elegante che viene ogni tanto? Sì, bene. Ma viene a rompere i coglioni, quello neanche sta a suonare, tuo papà. Sì, ma anche lui cerca Tiziano perché gli ha preso una cosa. Quindi sì, ho capito che sono amici del mio amico del Tiziano. È mio amico. Ho capito, non ce l'ho col tuo papà. Lui, tra l'altro, neanche si fa. Ti do questa notizia. Sì, certo. Sì, certo, un par di palle. Tiziano si fa a spese mie, hai capito? Poi i soldi glieli devo dare io. Beh, ma noi lo troviamo e te lo facciamo ritornare. Guarda, da tutta la roba che si sta facendo, secondo me ormai lo trovi direttamente dal James Bonora. Ma dove sta? Se non lo sai, è meglio che tu non lo sappia. Beh, ma... ci serve saperlo, perché se mi dà la cosa a mio padre, magari troviamo anche le cose che ti deve dare a te. No, ragazzi. C'è di mezzo la polizia, sarebbe forse meglio per tutti per fare questa faccenda il più velocemente possibile. Cosa c'è di mezzo? Chi? Mio padre è stato trovato malato e morente. In una delle case di Tiziano. E sti cazzi, con tutto. E c'è la polizia che sta indagando su Tiziano. Se lo troviamo e noi lo togliamo dalle scatole. Stanno indagando su Tiziano. Cosa vuoi che abbia fatto quel ragazzo lì? Beh, ha quasi ammazzato mio padre. Ha ammazzato tuo padre? Quasi. Allora deve essere stato davvero fatto. Possibile. Una persona in gamba. Ma non ci sta con la testa. Vabbè, ma supponiamo che
vogliamo andare a parlare con questo tizio. Spezzati le braccia. Charm. A chi? A lui. Non parlare. Ti fa una prova di charm? Se volete convincerlo, se volete usare un'altra tecnica. Beh, io potrei farlo. No, basta, vaffanculo. Uso il mio pride. Cioè, mi ribello a una figura di autorità, che in questo caso è lui, che è l'adulto della situazione. Bravo! Fagli il discorsino, mentre la musica sale. Allora, noi siamo arrivati qua sfidando la neve, il freddo, i leghisti, la polizia, il coprifuoco... Tutto questo per aiutare suo padre. E se tu adesso non ci dici dove cazzo è finito questo tiziano, tu sarai quello che è responsabile della morte di suo padre. E poi dovremo mandare tutti quelli che conosciamo a spaccarti il locale. E se non ci credi, tiro giù un piatto. Bravo! A gatto proprio! Io faccio la faccia truce del tipo dell'enforcer. Non fate tanti duri, ragazzi, eh. Comunque lo trovate alle Varesine, dal James Bonora. Grazie, prendi questo come ricompensa. Mi metto la corpo qua per l'accento sul tavolo. La prendo, ma non è che estingo il debito. Di chi? Io non ho debiti. Ah, lui non ha debiti, lui non ha debiti. Ma io non so neanche suonare. Ma poi cosa avete intenzione di fare una volta che lo trovate? Oh, non ti preoccupare, cerco di schioccarmi le dita ma non mi scrocchio. Lo sa solo Chrome, mi giro ed esco. Ma sì. Non sapete a cosa andate incontro, quella è gente seria. Blood of my enemies, che me ne vado. Ok. Ciao. Prendetemelo uno. Ok. Per andare verso le Varesine, forse riuscite a prendere l'ultimo giro del 99. No, non è vero, c'è no. Proprio il po'. E quindi, allora, chi è che fa una prova di comprehend o investigate o contact? Per arrivare? No, per capire chi è James Bonora. Io 6 dadi con contact. Vai tu con contact. No, io ne ho 8. Ne ho 7 con comprehend. Vai. Prima. Però mi sa che abbiamo informazioni diverse. Eh sì. Tra comprende cose. Io tiro comprende, tu tira comunque quello. 0, vedi? Niente. Io chiamo. Io ho un compagno di squadra che ripete sempre questo nome, anche se io non ho più pari di idea di che cavolo voglia dire. Quindi provo a. Cioè, ho sentito. Lo chiami a casa, sì. Al telefono della sala prove. Provo a fargli una telefonata per vedere cosa succede. Un successo. Ok. Yeah. Chiama Ricky. Pronto, Ricky. Signora, sono Daniele. C'è Ricky. È il sì. 1985. Sì, te lo passo subito. Non state molto al telefono, che aspetto una telefonata. Eh? Grazie, sì, sì. Sì. Chiama Ricky. Ricky, mamma, metti giù. Mamma, si sente clic clic. Dai, dimmi. Ciao Ricky, senti, ti ricordi quel tizio che nomini sempre quando siamo in spogliatoio prima di gli allenamenti? Per fortuna che sei al telefono, oh, cosa stai dicendo? Non si parla mica di queste cose, dove sei? Sono in un posto, all'ospedale, c'è andato di mezzo il papà di un mio amico e io devo trovare quello lì. Senti, mi sembra una brutta storia, ma sei sicuro? Sì, sono sicuro, lo dobbiamo trovare perché ha fatto un casino. Ma sarà mica da solo, quello è il re dello spaccio, lo sai? Vabbè, sì. Ma mica di Spinelli, eh? No, lo so, l'avevamo intuito, ma noi dobbiamo trovare uno che si rifornisce da lui, perché probabilmente è la persona che ha fatto le cose brutte al papà del mio amico. Beh, senti, io lo dico tanto per dire, perché sai che c'ho degli amici che si fanno, amici poi, si fa per dire. Quindi sì, ti consiglierei di non andarci. Lo so che è pericoloso, però... Comunque, si tratta del re dello spaccio. Tutti sanno da dove spaccia, a un bar delle Varesine. Va bene. Ma a quest'ora di notte, se qualcuno ti becca, ti fai pure la notte in gattabuia. Lo sappiamo. Guarda che ci sono gli allenamenti, eh. Lo so, cercherò di stare attento, però... Ma hai letto presto, che se il mister se ne accorge, sono cazzi. Ormai sono sfibrato, quindi...
Farò il possibile, Ricky. Grazie. Sì. Allora, ragazzi, avete finito. Mamma! Signora, signora, guardi che domani dobbiamo giocare, quindi faccia andare a letto presto, Ricky. Sì, appunto, fai bravo anche te, eh. Sì, sì, non si preoccupi. Clic, clic. Grazie, buonasera. Ma tra l'altro, James Bonora non è un personaggio detto tra di noi di fantasia. No, no, è veramente esistito. Ma e se il macchinario, sì, quello che fa la cosa psichica, sì, fosse stato utilizzato per i fattoni? Per fargli fare tipo i viaggi? Ci sono un sacco di cose possibili. Chissà chi Tiziano l'ha venduto, cioè... O se lo sta usando lui. Esatto. Ma è magari l'attivo, non lo so. Per mio padre mi sembra troppo intelligente per cascare una cosa così che ha fatto lui. Non è che te lo possono accendere addosso e fare... È possibile. Dobbiamo stare attenti, ci vuole la torcia. Beh, tu non hai le istruzioni per smontarlo? Beh, non proprio. C'era scritto un po' come funziona. Hai il programma. Posso provarci, ma... Una pila così di carta servirà a qualcosa. La maggior parte sono i record di solitario. Il campo minato. Esatto. E quando era da solo doveva aspettare che il programma facesse la build. Nessuno lo conosceva ai tempi, eh. Perché c'è questo strano programma d'avanguardia. Era dal debugging. Ci voleva solo 7 ore e lui giocava. Quindi andiamo alle resine. Tu potresti chiedere della droga. Sei il doping. Sei il doping. Cos'è il doping? È quello che fanno gli atleti e poi li cacciano perché hanno usato droghe, quelle che potenziano tipo gli steroidi. Ma io non ne ho bisogno, sono già sufficientemente potente. Ma il tizio non lo sa. Vabbè, ma così è... Non sa quanto sei potente, non sa che riesci a sfondare un cancello da solo. Se si diffonde la notizia. Ma tu gliele chiedi. E poi gli diamo una botta in testa e indaghiamo. Va bene, glielo chiederò, perché io sono un grande giocatore. Ok. Ok, ci copriamo e ricontinuiamo ad andare in giro nella notte di Milano nevicata. Tra l'altro il freddo è sempre più intenso e il buio sempre più fitto. Il viaggio quindi non è ancora più difficile e riesci a fargli vedere... Stavamo per entrare a livello 42... della base. Ok, con le poche luci che riverberano probabilmente dal centro di Milano sulle nuvole basse e sulla neve, si staglia davanti a voi l'ombra delle Varesine, il vecchio parco Luna Park che c'era nel centro di Milano. Chi di voi c'è stato? Presente. Io sono arrivato a Milano nel 94, quindi presente, un'esperienza orribile. Dove adesso sorge il palazzo, esatto, Unicredit, un tempo lì c'era il Luna Park. Esatto. E ovviamente è tutto completamente spento. E la sagoma dell'otto volante si vede nera, completamente nera, su un cielo grigio illuminato dai riverberi delle luci della città. C'è un ingresso delle scale, un grande arco spento con la scritta Luna Park e apparentemente nessuno in giro. Povero cane, dobbiamo trovare questo bar. Sarà in dentro, non sarà qua. Va bene, andiamo. Andiamo. Andiamo alla ricerca del bar. Bene. Sarà l'unico posto acceso di tutta la zona, quindi. Entrate. Attorno a voi si vedono le sagome delle varie attrazioni. È tutto spento. Cominciate a fare qualche passo all'interno e a guardarvi attorno. Io mi tengo molto vicino a lui perché sto cagando un po' sotto. Improvvisamente i flebili rumori
del vento e quel poco che arriva dalla città si spengono e rientrate in un'area di completo silenzio. Sentite anche voi questa cosa? Io vedete che mi metto lì fermo a concentrarmi su qualche cosa. Mi sa che siamo vicini alla macchina. Io abbiamo ricominciato a parlare nei bicchieri. O magari l'hanno riattivata. È possibile. Questi adulti non hanno mai... Cazzo! Non fanno... Nella neve, sprofonda nella esatto. neve. Allora... Io mi concentro per far comparire Arnold Schwarzenegger a fianco... Ma non arriva. Per fare una roba di tipo spot... Cosa sarà? Investigate. Mm-hmm. Va bene. Chi lo vuole fare? Lui. Io gli do una mano. Anch'io. Dicendo occhio. Vi guardate attorno tutti. Esatto. E tu ti guardi attorno. Grande. Tre successi. I miei occhi da mezzelfo vedono. Io mi metto ancora così. E tra... Mi te l'aiuto così, perché mi fomenti. Certo. Allora, quando userai questa informazione potrai avere due dadi aggiuntivi. Oppure... No, non è oppure. No, è oppure basta. Hai due domande tra quelle basta. Che ci sono. Quelle con un successo solo. Con un successo. Esatto. Gli altri successi ti danno dei bonus a usare le informazioni che ottieni con le domande. Con le due domande, ok. Quindi la prima domanda è... Where is it? Dov'è? Il bar. Il bar. Ok. Allora. Noti un cartello con delle frecce. Lo pulisci dalla neve. Ci sono indicazioni per varie attrazioni, tra cui il galeone, l'otto volante e anche la scritta bar. Di fianco alla scritta bagni. C'è un leone, ah no, un galeone. Andate nella direzione del bar e vi trovate in una zona particolarmente buia. La seconda domanda è... Mm-hmm. No, beh, se aspetto perché in teoria vorrei fare come Vai. Faccio a entrare... E attraversare qualcosa, tipo passare dove c'è una persona, superare una persona, eccetera. Okay. Immagino che ci sia qualcuno e la vorrei usare per quello quando arriveremo okay. lì. Ok. Ad un certo punto avete l'impressione di sentire una melodia, la classica musichetta da giostre, rallentata. Esatto, rallentata. Oppure la Macarena, non lo so. No, troppo presto. Troppo presto. Vamos alla playa. Macarena. Va bene. Non mi ricordo se 88. Era per sdrammatizzare. Una musichetta rallentata e ovattata. E vedete una figura con un cappello a tesa larga e un impermeabile chiaro con un bavero tirato su, illuminato da una luce che probabilmente arriva da un lampione, da un neon acceso dietro un'attrazione, ok, però non vedete l'origine della luce, che avanza nella neve. La cosa impressionante è che innanzitutto non sembra lasciare passi, e o meglio, quando è proprio davanti a voi, quindi è tangente, vi sta camminando davanti, ma non sta puntando verso di voi, ma alla vostra destra, il suo impermeabile non rivela nulla sotto, cioè non ha le gambe e i piedi. Uso la domanda per passare oltre questo. Ha dei guanti e la luce si riflette su una grande lama di un coltello che lui tiene in mano. Lo chiami coltello quello?
Questo è un coltello. Deve essere un mostro creato dalla macchina, qualcuno che lo sogna o che magari ha pensato, sai i fattori come fanno? Superiamolo, se passiamo di là possiamo farcela. Cioè, ci uso l'altra domanda per come faccio a superarlo senza farmi sgamare. Ok. Individui un possibile percorso completamente al buio, sperando che qualsiasi cosa sia, usi la luce come te per vedere. Se passiamo di là, lì c'è un campo buio, forse possiamo farcela. Va bene. Io comunque inizio a pensare che la neve dipenda dalla macchina. Qualcuno che magari... magari qualcuno che non voleva finisse il Natale. No, 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 no. Come la chiamano la roba? Ah. Montagne di neve. L'ho capito perfino io. Ma che roba? Dai, quella che... La droga. La roba. Ah, scusa. Qualche roba. Quella bianca che tiri su con il naso. Ah, il Vix Vaporum. La cocaina. Vix Vaporum, esatto. Boh, è la roba. L'ho sempre sentita chiamare. Quindi la dice, roba. È possibile che uno pensa... Si chiama neve, mi pare. L'avevo visto da qualche parte. O forse me l'hai detto tu. Io l'avevo appena detto. Vabbè, andiamo, va. Passiamo di là. Avete fatto tutto questo discorsino... Che mi vale un dado almeno in meno prossimo, a passare. Ma ne abbiamo mai un più due. Esatto. E quindi, individuato il percorso per raggiungere l'ingresso di questo baretto, che in questa Milano alternativa è proprio nel centro delle Varesine e non da qualche parte lì attorno. Lo snick. Esatto. Snack. Dopo aver chiacchierato un quarto d'ora fai lo snack. Io 5. Io però lui ha 2 dadi in più. Sì, quindi 4. I will push. 1. Fatto. 1. Fatto. Io push. E mi sto cacando sotto proprio, sì. Perché se quella roba ci trova ci taglia in due con è considerato il meno il uno macete, sì. Cioè non è che la fosse uno. Minchia. Ok, adesso sei davvero spaventato e stanco. Ok, girate attorno a questa cosa che sembra assolutamente non notarvi. Voi non riuscite però a evitare ogni tanto di guardarlo e controllare, e vi rendete conto che questo impermeabile sembra completamente vuoto. Mi ricorda qualcosa di qualche film, di qualcosa, di qualche pubblicità? Non ancora. Okay. Proseguiamo. Allora, raggiungete finalmente l'ingresso. C'è una struttura interna, tipo ciringhito, per intenderci, che però sembra completamente sbarrata dall'interno. Cioè sembra che proprio abbiano messo assi di legno, materiale vario, bottiglie, botti, per sprangare tutte le finestre. La porta è una porta di legno, ma c'è un tavolo, forse più di uno, che la sbarra da dall'interno. Ah, ok. E notate una flebile luce che pulsa? No. Ok. Vedete come entra? C'è un po' di luce dove siamo noi? Quindi c'è un po' di luce dove siamo noi? Siamo al buio totale. Sì. Allora io mentre loro mi aspetto che cerchino un modo per entrare, provo a rivedere i passaggi fondamentali sulle sulle stampe. Per provare a capire se posso in qualche modo, se trovassi la macchina, spegnerla, disattivarla. Fai tutto questo mentre sei lì nel sono lì con un po' di luce, perché immagino che loro ci mettano un po' a trovare come entrare. Beh. Poi se ci mettono 2 secondi non ho fatto niente. Ok, quindi sta a voi. Io in con grande inizio a leggermi la cosa e poi se loro entrano subito lascio perdere. Io con grande idiozia vado vicino al tavolo che blocca la porta e provo a spingerlo. Ok. Per sentire se resiste. Allora, la porta un po' si piega, sbatte sul tavolo, c'è una sbarra anche di metallo infilata proprio alla brutta nella porta,
che fa casino, metallo su metallo, metallo su legno, e per un po' basta. Ma dentro sento movimenti? Inizialmente no, dopo un po' effettivamente senti dei movimenti, dei passi, e la prima cosa che vedi è il riflesso della canna di una pistola che sbuca di fianco al tavolo, dietro la canna, e si vede un energumeno con un cappello stile marinaio e la barba sfatta che guarda oltre. Chi siete? Cerchiamo Tiziano. C'è dei bambini di notte nel coso. Cerchiamo Tiziano, sei inquietante. Ma siete veri? Sì, siamo veri. Sì, fateci entrare prima che qualsiasi cosa ci sia qua fuori con la lama si accorga del casino. Esatto. Cercate il galeone. Tiziano è lì. Non vi apriremo mai. Se vi avvicinate un'altra volta vi sparo. È chiaro? Avete una macchina strana? Non abbiamo nessuna macchina strana. Non vi preoccupate. E questa è l'ultima domanda strana che mi farete. Vi salveremo noi. Andiamo al galeone. C'era proprio bisogno di continuare a parlare dopo che ci ha chiesto di non parlare, vero? Era necessario. No. Ecco. Io la prossima volta non lo farei allora. Hai ragione. Andiamo. Andiamo al galeone, dai. Vi siete accorti che tutta questa conversazione è avvenuta in una situazione di rumore ovattato? No, normale. No, normale. Ah, normale. Okay. Il rumore della porta, okay. Lo sbattere del... Mm. Ok. Riprendete la vostra strada. L'indicazione sul galeone l'avevi già trovata. Sì, avrei un più due in caso di cercarlo. Ok. Quindi immaginatevi al buio, non riuscite neanche alcune a riconoscere le attrazioni che avete di fianco. Certo. Magari c'è una casa delle streghe, ma è spenta. Il galeone non la vedete. Era di qua da qualche parte. Solo che ad un certo punto davanti a voi vedete questa struttura abbastanza grande. Avete presente il classico galeone che oscilla, no? Ok. E appena siete in vista del galeone, vi rendete conto che ritornate in una zona di strano silenzio, cominciano a comparire delle luci intermittenti, illuminata da questa luce dietro di voi, che sembra inseguirvi ma senza correre, c'è quello sto strano impermeabile munito di coltello, e invece davanti a voi, esattamente alla parte opposta del galeone, c'è una signora in vestito nero con un velo nero che le copre il volto. La dama in nero. Beh, siamo equipaggiati per questo. Banshee. Un'altra. Ma cosa fanno? C'hanno l'orto vicino a casa nostra. Io dalle luci provo a capire dove potrebbe essere la macchina o il sognatore. Perché ho visto che erano principalmente da dove c'era mio padre, no? Ok. La zona di maggiore buio sembra essere proprio il centro del galeone. Dobbiamo andare lì. C'è quella e c'è quello. Ma quello sta venendo verso di noi o sta tipo pattugliando? La donna è davanti a voi e sembra avvicinarsi lentamente verso il galeone. L'altro è dietro di voi e sembra avvicinarsi verso di voi, ma lentamente. Se ci spostiamo un po' a destra, il tizio sta deviando un po' a destra verso di noi, anche la tizia, o sta andando... Troppo lontano per capire. Non mi Corriamo. Sembra. Nel galeone. Ma di corsa o piano? Beh, non so, è proprio necessario? Beh sì. Se spegniamo la macchina, spegniamo tutto. E dov'è la macchina? Là dove è più buio. Dove c'era mio padre. Allora corriamo. Corriamo. Sì, corriamo. Tass, dammi la forza. E inizio a correre. Ok. Ci sono dei gradini di ferro che portano a un tornello, ok? Che superate molto facilmente, un tornello piccolino. E in realtà da lì ci sarebbe una piccola serpentina
che porta all'ingresso del galeone, ok? L'interno effettivamente del galeone è estremamente buio, è come se ci fosse una sfera nera che vi impedisce di vedere il ponte della nave, tra virgolette. C'è un grande macchinario e tutto sembra oscillare lentamente. Il grande macchinario è quello che tiene sul galeone. Ah, ok. Non è il macchinario che cerchiamo. No, è il braccio basculante. Sì. Ma nella nostra corsa abbiamo visto le figure muoversi, deviare, accelerare, far qualcosa? Si stanno avvicinando lentamente. A noi? Sì. Andiamo. Ci buttiamo nella sfera? Vaffanculo, non fare le flessioni e corro dentro la sfera. Ok. Gli altri? Beh, a questo punto faccio quello che ho fatto lui l'ultima volta. Se non sento urlare... No. Vedi che c'era senso, però. Io mi guardo indietro, vedo i due, mi butto anch'io. Lasciatevi dietro! Ok. Ragazzi, la scena è questa. C'è un signore dell'età più o meno di tuo padre, diciamo un 35enne, 40enne, abbastanza grasso, sicuramente non in forma, che sta giocando a scacchi con un altro signore che sembra immobile davanti a lui, così, che ha tipo una maschera di carnevale da teschio e per il resto è vestito con un giubbotto di pelle, dei jeans e degli anfibi. Era già uscito il Dylan Dog partita con la morte? No, Dylan Dog partita nell'86. Era già uscito il film. Il film? No. Sì, l'ultimo, beh, cos'era l'ultimo cavaliere? Di Ingmar. Beh, quello sì, quello sì. La persona davanti a lui invece sembra che stia continuando a fare la stessa mossa avanti, tornando indietro. Vi guarda, ha le occhiaie profonde, deperito. Un braccio tirato su, ancora un laccio attaccato e per terra vedete tante siringhe. E voi cosa ci fate? Siamo venuti a salvarti. Mi avvicino. Salvarmi? Cerco di spostarlo. Appena ti avvicini compaiono dei tentacoli dietro di lui. Oppure no, lo trascino di nuovo indietro. Se lo sfido io posso batterlo. Charm. Mi sembra una parola un po' forte. So giocare a Go, è la stessa cosa, no? Minchia. Ma mi sforzerò. Upset perché io sono il più intelligente della scuola e quindi la gente deve darmi retta perché io sono il più sveglio. Ok, se no ti intristisci. Minchia. Intristisco. Nessuno può batterlo. E poi vale la pena batterlo? Beh, allora molla la partita, spegni la macchina. La macchina? Dov'è la macchina? Se vedi la macchina, spaccala. È il modo migliore. È il più semplice e più veloce. Allora, quando lui dice la macchina, vedete che la sua mano, quasi inconsciamente, tocca il tavolino su cui c'è la scacchiera. Notate che il tavolino è coperto da un telo scuro. Esatto. Sotto non mi conviene toccarla. Perché? Andatevene ragazzini, non è posto per voi. Ma stai morendo. Anche tu, solo che ci metterai di più. Sì, ma la mia anima non verrà divorata da una macchina che divora le anime. Tu non sai cosa fa quella macchina. E cerco di convincerlo che la macchina... Lasciami giocare, mentre i tentacoli sembrano allungarsi ancora di più. Io a quella roba non mi ci vorrei avvicinare troppo. Ma per diventare un eroe, che è il mio drive.
per diventare un eroe di avere il cuore d'acciaio. Lo racconterete a tutti, quando sì. torniamo indietro. Jig. Per diventare un eroe devi avere il cuore di acciaio, Heart of Steel. Scusate, io lo so di non essere molto intelligente, ma se noi accendessimo il galeone... Si illuminano gli occhi. A un certo punto la macchina volerà. L'ho sempre detto che tu sei come Caramon. Un coglione, sì. Un genio incompreso. Io provo a pensare dove potrebbero essere i comandi del galeone. Nella cabina di regia, provare. Che è fuori. Va bene. Ti lasceremo qui a morire prima di noi. E uscite. Tirandoci per... tenendoli d'occhio. Sì, okay. Notate che senza che l'abbiate notato, un tentacolo strisciando per terra è arrivato molto vicino a voi. Vi ritraete appena in tempo. Quindi avete intenzione di attivare la macchina? Il galeone. La macchina, il... Sì. Ok, primo tema, assicurarsi, cioè è una prova fatta, hai bisogno di assicurarti che ci sia energia, nel caso assicurarti che ci sia un generatore di energia. Secondo, attivare la macchina. Ok, penso che per il generatore di energia prova. Potrebbero guardare anche loro, io mi sa che sono più adatto a attivarla. Io tiro un dado perché sono stanco Tech Tinker tu? Tiro un dado perché sono stanco e stremato. Io ho due dadi, tiro. Allora tiro io. No, tiro scusa, 4. Ne tiro due. Tech Tinker è per trovare il generatore o per attivare la macchina? Tinker, giusto, no? Sì. Allora, innanzitutto per dare energia alla cosa. E Tinker per tutte e due. Beh, mi aiutate, immagino. Per tutte e due. Sì. Posso contare il loro aiuto? Sì. 6 dadi. Se fai tu un piano, tra l'altro, se il piano fosse stato tuo, un lead. Porca puttana. Attenzione, c'è qualcosa che non funziona, non arriva energia. No, ma sono spaventato perché ho visto... Questo ti spaventa, perché tra l'altro, mentre stai lavorando per attivare il generatore, non soltanto arrivano i tentacoli, ma sia la signora col velo nero che... l'impermeabile sembrano essere ormai molto vicini. 1. Ok. Ho tolto un dado. È abbastanza per attivare il generatore. La macchina che trova, si accende tutto il galeone e una musichetta si sente sullo sfondo. Man mano che, beh, per te è una cosa abbastanza facile capire i meccanismi della cabina di regia a questo e punto. E poi ci sarà acceso, spento, esatto, vai, esatto, torna, sicurezza, ci chiudi. Sarà un bottone rosso e magari... sarà investigate questo per trovare qual è la cosa più che... No, ma secondo me non devi neanche tirare, okay. Nel senso, se hai riprogrammato un computer, probabilmente questo è molto semplice. Ci siete? Siamo pronti? Pronti. Vai prima che arrivino quelle cose. Tutti e tre fanno sempre così, tipo i Goonies. Boom! E tiriamo giù la città smodata. Quindi, descrivetemi come pensate che vada da qui in poi. Dai Gianni, tu che hai avuto l'idea. Beh, allora, il galeone comincia piano di solito, no? Esatto. Poi a un certo punto comincia a prendere proprio l'abrivio per cui fa... Fino a che non fa poi i giri, no? Esatto. Okay. No, i giri no. Ma sì, fa anche i giri. Il galeone? No. Quello di lato sì. Questo il galeone arriva a 180 gradi. Questo ce ne no. sono anche di quelli che sì, fanno ci sono anche quelli che fanno. Sì, però immagino che il tizio seduto a giocare a scacchi abbia problemi. La sfera nera rimane ferma o si muove, si muoverà quel galeone? Si muove il galeone perché se è dipendente dalla macchina, segue la macchina. Che inizia a sbattere in giro per tutto il galeone. Ok, quindi ad un certo punto... Si vede il tiziano per terra che si tiene. Sì, immagino che la macchina la persona così. Che era ferma davanti a lui e sembrava stesse giocando a scacchi con lui è riverso a terra e anche lui rotola da una parte e dall'altra e anche il tavolino cade e sotto c'è questo strano macchinario che farà così, che no? Pulsa. Esatto. E quando arriva su così Volerà anche di sotto. Che senza cinture di sicurezza, eccetera, rischia di volare di sotto. Insieme, però, allora anche a.
E sti cazzi. Sti cazzi. A Tiziano. E alla anche Tiziano. Perché io penso che al momento io, mentre sto tirando la leva, sto facendo... Okay. Quindi diciamo, perdete di vista Tiziano e il macchinario lo vedete cadere fuori dal galeone. A questo punto dovete raggiungere... Ah, non si è spaccato? Non si è spaccato. Non lo sapete se si è spaccato o no. Già, io sto tenendo la leva. Lascialo andare. Molla la leva e lascialo andare a male. Lo raggiungete? Sì, sì. Okay. Io un po' dietro. Rispegnete? No, lascialo andare. Va avanti così. Esatto. E voi vi spostate di fianco mentre il galeone vi raggiunge. Aspetta. Ora. Ok. Passiamo sotto il galeone. La cosa impressionante è che tu ti trovi davanti, in questo momento, esattamente davanti all'impermeabile vuoto, che sorregge un cappello vuoto e dei guanti vuoti e un coltello in mano. Il coltello è sporco di sangue, ma l'impermeabile non ti attacca, non fa nulla, è immobile. Io gli rimango davanti col bastone della sedia. Cioè, spendete la macchina, spaccate la macchina! Lui affronta l'uomo invisibile, voi andate verso la macchina. Io inizio a tagliare dei cavi a caso con il coltello. Chiaramente il mio affrontare l'uomo invisibile è che nel momento in cui fa un passo verso di me io mi giro e scappo. Ok, ragazzi, c'è una cosa particolare. L'involucro di questa macchina è di metallo, ok? E ha uno sportello che in parte si è divelto per la caduta. Quello che c'è all'interno è molto strano, perché è un materiale, diciamo, sembra una specie di slime grigio, e all'interno che sorregge una sfera, ok? All'interno. Mm. Quindi non ci sono cavi. E l'interno però dell'involucro invece è pieno di strani meccanismi, chip e transistor. Mazza, spacca. Sì. No, aspetta, Tiziano vi raggiunge, è ferito, ha una ferita alla tempia, non puoi farlo. Per i diavoli! Io ho creato tutto questo, non fatelo scomparire. Sei scemo, qua c'è un tizio con un coltello insanguinato! Questa roba è una schifezza, cioè, hai creato una schifezza. Certi incubi è meglio che stiano fuori che dentro. Ho capito. No! Per sedare i tuoi incubi mandiamo alle ortiche una città intera. È la risposta del cazzo! Io devo continuare il campionato. E tiro una mazzata. e tiro una mazzata. Tranquillo. Alla campionato. E alla fine vince sempre. Vince lo sport. Perché vince lo sport. Ok, prova di body force. Più 2 perché usi la mazza. Usi il tuo oggetto iconico, sì. +2. Allora, assolutamente. Sì. Allora, sono 4 e 3, 7, meno 1, +2. 3 successi! Crash! Ok. Dunque, la sfera interna all'involucro semplicemente implode su se stessa ad un certo punto e sembra sparire, portandosi dietro quei filamenti che si attaccavano al resto dell'involucro interno. La macchina si spegne improvvisamente perché emanava una strana luce e tutto attorno a voi casca nel silenzio più assoluto. Spariscono immediatamente, dissolvendosi poco a poco, come portati via dal vento, sia la signora col velo nero sulla testa, che... Fai bene ad andartene! E minacciato da te, anche il mantello in vita. Bravo, torna nell'abisso da cui sei venuto! Tiziano... vi guarda, si commuove, inizia a piangere e poi corre via. E in questo momento, almeno dove siete voi, la neve smette di cadere. Ce l'abbiamo fatta. Direi di finirla qui.
abbiamo salvato il mondo. Abbiamo salvato almeno il Milano. Sei il più grande sportivo del mondo e come Caramo risolvi sempre le situazioni. Beh, ragazzi, vi metto la mano sulla spalla. Giro di rientro alla vostra normalità, la mattina dopo. Beh, la mattina dopo io chiaramente sto già uscendo di casa che i miei stanno litigando. Primi raggi del sole. Sono uscito copertissimo di coperte come tutti gli altri giorni. Decidi di andare a scuola. Arrivo fuori, sento i raggi caldi del sole mentre stavo per entrare a scuola, tolgo le coperte e corro via. Facendo anche gestacci alla porta della scuola. Invece la mattina prima di uscire per andare a scuola adesso, ovviamente. Ma sei in ospedale? No, no, sono a casa con mio fratello. Sei a casa con tuo fratello, tua madre è in ospedale. Si sta riprendendo mio padre, mia mamma è in ospedale. Con si sta riprendendo, sì, sì, ha ripreso, si, riprendendo. Si arriva la telefonata. Io tutto contento rispondo, ciao papà, ti voglio bene, vado verso la stanza di mio fratello e gli lascio sotto la porta un bigliettino con tipo 5.000 lire che ho speso dal salvadanaio. Mi è scritto grazie per ieri. E dalla porta si vede una luce intermittente. Sì, poi magari mi sono rilevato. Esatto. Io la lascio sotto, faccio vado a scuola, la casa è tutta tua, non fare danni. E mentre esci, mi metto, prendo lo zaino di fianco, me lo metto in spalla, prendo la giacca che però non mi serve perché c'è il sole, quindi la tolgo e poi prendo prendo il pezzo di bastone della sedia e lo metto nello zaino. Ok, per sempre la tua arma magica. Esatto. E esco fuori andando per andare a scuola. Niente, io esco invece con un bel tutore perché la spalla con cui ho sfondato il portone è malamente lussata. Il campionato è finito, almeno per un po'. Mio padre è incazzato nero e per punizione vado a scuola. Quindi arrivo per una delle rare comparsate al mio banco. E io gli passo però il compito. In classe Ricky non c'è. Ma sarà un mistero per un'altra volta. E esatto. Tutto questo si chiude con me che sono fuori dalla sua scuola quando lui esce e gli dico mi devi ancora 1.000 lire e poi me ne vado. E parte una musica anni 80 sparatissima degli That's a power. Ah no, 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 mentre escono tutti quelli da altre persone da scuola. No. Parto di Manowar. Esatto. E povero Ricky. E sti cazzi. Grazie Giovanni della partita. Grande mille, mitico. Fino a tardi. Quello che se fossimo andati alla base? Era lunga lì. Non avevamo il tempo di andare alla base. Esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble. Abbiamo giocato a Tales from the Loop in salsa milanese, quindi Tales from Sempione, che era il titolo di questa 299esima puntata. E secondo la divisione corrente. Esatto, grazie. La prossima settimana c'è lo speciale della 300esima puntata con tutti quanti. Sarà ingiocabile. Sarà la compagnia dell'anello. Ci scusiamo in anticipo con i fan di Tolkien. Esatto. Ci scriveranno. Soprattutto perché Manto gioca. No, gioca Sam. Ah, ok. Che in teoria dovrebbe essere quello che tiene unito tutto il gruppo. Sì, però è anche quello un po' paccioccoso. Ok. Simpatico. Quindi ucciderà Frodo probabilmente. Avevamo intenzione di giocare in Nazgul, ma abbiamo detto poi finisce troppo in caciara. Quindi facciamo la compagnia dell'anello. Ci potete seguire così invece è tranquilla. No, però se fai il cazzone con Gimli è meglio che fare il cazzone con il re stregone di Angmar. Sì, in effetti. Ci potete seguire in diretta sulla pagina di Facebook e su Spreaker, come avete potuto fare questa sera. Trovate ovviamente l'episodio poi su fumblegdr.it, su QWERTY.it, che è il network di cui facciamo parte, e su YouTube. Grazie di nuovo a Giovanni per la partita. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Andate a comprare Scintiara, andate a comprare Clotus e Gattai, andate a comprare il Monad System, tutta l'Alleanza Games. Praticamente sì. Andate a comprare... Non Tales of the Loop, che è quello che abbiamo giocato prima, comprate quelli e poi vi comprate Tales of the Loop. Esatto, esatto. Sì. Esattamente così. Tanto potete giocarla anche a Scintiara questa avventura, quindi vi auguriamo un buon anno. Perché ci sentiamo direttamente nell'anno nuovo. Tanti auguri. Tanti auguri, grazie di averci seguito fino a questa tarda ora e ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble Brothers in Arms. Fumble.